porto il saluto intanto un saluto e un ringraziamento al sottosegretario di Stato onorevole Silvia Velo, che oggi è qui con noi e introduce i lavori. Un particolare saluto anche al collega ed amico Hans Brunings, che è il direttore. Io spero di dire sempre bene il tuo cognome, Hans, perché è così, è corretto, benissimo. Che è il direttore esecutivo dell'Agenzia Europea per l'Ambiente. Un saluto altrettanto affettuoso all'amico e collega Francesco La Camera, direttore generale del Ministero dell'Ambiente, a tutti i colleghi dell'ISPRA, del MATM, in particolare dell'Agenzia Europea per l'Ambiente intervenuti, oltre che i colleghi delle agenzie regionali per la protezione ambientale, degli altri enti, associazioni ambientaliste, istituzioni che partecipano con noi a questa giornata. Abbiamo ricevuto quasi 200 adesioni, non siamo tutti qui anche per uno sciopero dei servizi pubblici, soprattutto dei treni, che ha impedito la presenza di qualcuno e anche diciamo ridotto la partecipazione qui in auditorium. Do subito un'informazione di servizio: questo evento è ripreso dalla web television dell'ISPRA in streaming, quindi se vi fossero delle persone che parleranno, che chiamate a intervenire, che desiderassero non vedere riprodotta la loro immagine, i loro contenuti in televisione, sono pregati di dirlo ai colleghi della segreteria tecnica organizzativa che sono in fondo alla sala. Iniziamo con qualche minuto di ritardo, quindi diciamo ovviamente il ringraziamento anche ai colleghi del Ministero dell'Ambiente per aver concesso l'auditorium, questa bellissima struttura, per ospitare questo evento che prevede la mattina la presentazione del SOAR. Poi oggi pomeriggio avremo la country visit, ma questa è un'altra dinamica. Mi permetto solo brevemente, avendo portato il saluto anche dell'istituto che ho il piacere e l'onore di dirigere, due brevissime considerazioni. Una che riguarda, lo dicevo prima, la figura e il ruolo dell'amico e collega Hans, con il quale stiamo condividendo in questi anni l'esperienza sempre più stretta di una cooperazione nell'ambito dell'EPA Network, che è, come sapete, il network dei direttori dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, anche in vista della plenaria della primavera 2017 che l'Italia ospiterà. E in quest'ambito stiamo cercando di dare coerenza, sistematicità, consistenza a tutte quelle attività che sono svolte dalle agenzie europee e non solo. Abbiamo ormai un network composto da quasi 33-34 componenti in forma stabile, e quindi di favorire l'implementazione della politica ambientale dell'Unione Europea. Ovviamente non posso, diciamo, non tacere il fatto che questo evento si svolge alla vigilia della COP21 e ovviamente tutti, a cui parteciperanno colleghi, oltre ovviamente la delegazione italiana sarà guidata dal Ministro dell'Ambiente, ma ovviamente ci saranno i colleghi del Ministero e dell'ISPRA, in primo luogo il collega alla Camera, e siamo in attesa degli esiti di questa conferenza, dove si decideranno le strategie per contrastare i cambiamenti climatici, che inevitabilmente decideranno poi l'accelerazione verso la circular economy, verso la green economy. Ovviamente in questo continuamente anche stimolati dalle parole del Papa, che ancora ieri in Africa, nel suo viaggio pastorale, ha richiamato concetti importanti rispetto proprio al tema dei cambiamenti climatici verso un'economia verde. Infine, semplicemente ricordare anche a chi ci segue tramite il streaming che la presentazione del SOAR, che è il rapporto europeo sullo stato dell'ambiente 2015, si basa su dati dei paesi membri aggiornati al 2012. Come Italia, come Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, anche in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, abbiamo dati ambientali certamente più aggiornati. Abbiamo presentato di recente il rapporto sullo stato dell'ambiente 2014 e altri prodotti tematici. Abbiamo comunque contribuito con i nostri dati alla implementazione e alla realizzazione di questo rapporto, sia attraverso, ripeto, l'implementazione dei dati europei attraverso i nostri dati, sia attraverso anche le operazioni di peer review che abbiamo effettuato per alcuni Stati membri e che ovviamente alcuni Stati membri hanno fatto sulle informazioni che abbiamo contribuito noi a dare. Evidentemente credo sia un tema, quello ci porremo anche a livello europeo, un tema di rendere questo rapporto sempre più tempestivo ed attuale, proprio per venire incontro a tante esigenze di carattere ambientale, ma colgo anche questa occasione per ringraziare i colleghi che ogni anno con grande competenza e passione lavorano poi
per la realizzazione e l'implementazione della nostra reportistica e della nostra produzione tecnico-scientifica che diventa riferimento poi per il Paese. La faccio brevissima, la chiudo qui, ringrazio ancora per l'attenzione e cedo la parola immediatamente per il saluto introduttivo all'onorevole Silvia Velo, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. Grazie. Buongiorno, anch'io ringrazio tutti i presenti a partire dal professor Brunix. Lo ringrazio per aver deciso di accettare l'invito che è stato fatto dall'ISPRA e dal Ministero a presentare in Italia il rapporto sullo stato dell'ambiente elaborato dall'Agenzia Europea. Ringrazio l'ISPRA per aver scelto il Ministero dell'Ambiente, per aver organizzato questa giornata, aver scelto il Ministero dell'Ambiente e questa sede per questo importante appuntamento che ha un forte contenuto ovviamente tecnico, scientifico e statistico, ma a nostro avviso, a mio avviso, ha un altissimo valore politico, perché le scelte strategiche, le decisioni che i governi si trovano a prendere in queste ore, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, dovranno essere tener conto di questo rapporto, dei dati che produce e del quadro che ci rappresenta. Quindi per fare questo è importante che questi dati siano conosciuti agli organi decisori. È importante che siano anche il più possibile accessibili e noti all'opinione pubblica, perché i decisori, e io ne faccio parte, sono sensibili alle pressioni dell'opinione pubblica. E siccome siamo, come dire, in una fase che ci impone cambiamenti straordinari, che ci impone scelte di inversione di rotta, di cambiamento di modello di sviluppo, la pressione dell'opinione pubblica è un dato che aiuta chi vuole andare in questa direzione, è un dato che mette un po' alle strette chi invece fra i decisori l'idea di non accetta molto con entusiasmo l'idea di cambiare direzione. Tra l'altro questo rapporto, dalle note quanto ho potuto leggere, le note che mi sono state preparate, rappresenta un altro fiore all'occhiello della governance europea, perché si basa appunto su una struttura di cooperazione europea, la rete EUNET, che è unica al mondo nel suo genere e che dà appunto, l'ha detto il direttore Laporta, parte da una rete degli istituti di ricerca ambientale che ha una dimensione del continente europeo che come tale è unica al mondo. I dati, come sempre, sono fatti di luce ed ombre, mi sembra di poter dire. Cioè l'Europa è oggettivamente il soggetto che si è impegnato di più nelle scelte di protezione ambientale, che sta investendo, ha investito molto nel cambiamento del modello di sviluppo, lotta ai cambiamenti climatici, riduzione del consumo delle risorse, lotta all'inquinamento atmosferico, bonifiche, eccetera, eccetera. Però i dati che emergono, dei risultati di questo sforzo che il nostro continente ha fatto, non sono positivi come vorremmo, non direi che non sono positivi in assoluto, ma non sono positivi come vorremmo. Da una parte c'è una crescita sostanziosa della green economy, cresciuta oltre il 50% negli ultimi anni, sia in termini di PIL prodotto, sia in termini di occupati. C'è una riduzione delle emissioni dei gas serra, il 19% dal 90, un aumento, nonostante un aumento della produzione totale. C'è una riduzione, sempre intorno al 20% dal 2007, del consumo delle risorse, delle materie prime. È aumentata la qualità delle acque, sia potabili sia di balneazione. Si sono ridotti gli inquinanti, è aumentata la raccolta differenziata. Al tempo stesso, però,
c'è l'altro lato della medaglia, cioè i dati che ci fornisce il rapporto mi sembra che evidenzino e lo evidenziano alla vigilia dell'inizio della COP21, che l'attuale ritmo di produzione di gas serra non ci consentirà, se non si interviene in maniera netta con un'inversione di tendenza, ad arrivare agli obiettivi di contenimento dei gas serra e di aumento del clima che ci siamo dati entro il 2050. Il capitale naturale, questo è un altro dato non positivo, continua a essere a rischio con il 60% delle specie protette e il 77% degli habitat ancora a rischio. Sono ancora decine, se non centinaia di migliaia i morti per l'inquinamento atmosferico e anche a causa degli effetti del rumore. Quindi questo rapporto europeo serve a evidenziare che l'Europa è il luogo del pianeta in cui si fanno le scelte più avanzate, ma nonostante queste scelte avanzate poi gli effetti sono ancora inadeguati rispetto alle necessità. Io credo che la stessa cosa si possa dire dai dati che arrivano dal nostro paese, che è impegnato a livello nazionale su tutti i fronti che ho elencato, è un pezzo rilevante dell'Europa, che sta lavorando molto sulla strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che è stata adottata nei mesi scorsi e che verrà la sua implementazione con un piano d'azione a cui il Ministero sta lavorando e che ci siamo dati l'obiettivo di produrre entro il 2016, un documento che è in linea con le linee guida indicate nel rapporto dell'Agenzia Ambientale Europea. Stiamo affrontando molto il tema, fra gli altri, del dissesto idrogeologico, perché l'Italia in Europa è uno dei paesi più colpiti da questo fenomeno, che è uno appunto di quelli collegati ai cambiamenti climatici. C'è stato in questi mesi un'accelerazione delle azioni messe in campo, della realizzazione dei progetti, ma anche un incremento delle risorse messe a disposizione. Siamo alla vigilia dell'approvazione di alcuni strumenti di legge nazionali cruciali, in particolare il collegato ambientale che, con dovuti scongiuri rispetto all'andamento dei lavori parlamentari, dovrebbe diventare legge entro quest'anno. Il collegato ambientale per la Green Economy contiene molte misure a sostegno della Green Economy, incentivi, semplificazioni normative, agevolazioni, disincentivi e quant'altro. Stiamo lavorando, e ho visto oggetto anche del lavoro di stamani, a un ulteriore strumento normativo che si occupi ancora di Green Economy, che chiamiamo Green Act, che sullo schema del collegato ambientale conterrà misure di incentivazione, di agevolazione all'uso dell'economia circolare. Facciamo tutto questo e concludo, perché forse l'ho fatta anche troppo lunga, ma mi permetto una riflessione politica. Facciamo tutto questo in un momento, alla vigilia della COP21 che si tiene, come tutti sanno, a Parigi, in un momento drammatico per l'Europa e soprattutto per l'Europa mediterranea, che vive nell'insicurezza e nei timori generati dagli attacchi terroristici. Vive da mesi, l'Italia più di altri, nel dramma delle migliaia di disperati che attraversano il mare, il nostro mare, il Mediterraneo, per arrivare in Europa e trovare una speranza di vita più dignitosa, almeno di vita rispetto a quella che vivono. Tutto questo è in gran parte legato sicuramente ai disastri ambientali. Tanta di questa immigrazione, di questa insicurezza è legata ai cambiamenti climatici e ai disastri ambientali che ne conseguono. Sicuramente tanto di quello che ci sta preoccupando è legato alla crisi di un modello di sviluppo che ha causato la crisi economica europea che ci colpisce dal 2008, un modello di sviluppo
e l'ha detto Obama, non uno qualsiasi, non uno che non riconosce ovviamente il valore dell'economia di mercato, che ha messo in discussione appunto l'idea che il mercato possa regolare in maniera assoluta e positiva le dinamiche economiche e sociali. È evidente che la crescita economica che abbiamo avuto ha creato squilibri sociali e ambientali. E è evidente che quando parliamo di protezione ambientale parliamo di economia, di scelte sociali e di politica. L'Europa è già stata, sarà a Parigi il soggetto che fa le proposte più avanzate, peraltro approvate durante il semestre di presidenza italiano. Siamo alla vigilia dell'approvazione delle direttive europee sull'economia circolare, che si affianca ha come l'obiettivo quello della tutela delle materie prime. Tante guerre si fanno sul possesso delle materie prime, che condizionano l'accesso a alcuni settori dell'economia. Allora, come Europa dobbiamo darci questo obiettivo: l'ambiente e la tutela ambientale, la lotta ai cambiamenti climatici, la lotta all'inquinamento, la riduzione dello spreco di risorse e di materie prime come nuovo fronte di linea di impostazione politica, di economia politica e sociale, e non solo più l'ambizione degli ambientalisti, dei ministeri dell'ambiente o di chi si occupa, dei direttori, dei ricercatori che si occupano di protezione ambientale, ma dobbiamo avere l'ambizione di fondare su queste priorità le scelte dei governi nazionali e internazionali, perché ne va del futuro di benessere del pianeta, ne va della sicurezza del pianeta. Grazie e buon lavoro a tutti. Ringrazio veramente di cuore l'onorevole Silvia Bello, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente, per aver introdotto i nostri lavori, e soprattutto la ringrazio per la determinazione e la passione con la quale segue i nostri lavori e anche con la quale segue le sorti dell'istituto che ho il piacere di dirigere. Detto questo, do subito la parola al collega Francesco La Camera, direttore generale per lo sviluppo sostenibile. Devo prendere fiato perché è lunga la denominazione. Il danno ambientale, i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, per il suo intervento introduttivo. Grazie Francesco. Grazie a te Stefano, io direi che veramente posso limitarmi a questo intervento di oggi, perché sembra che davvero abbia detto tutto ciò che è necessario per introdurre questa nostra giornata odierna. Posso solo limitarmi a ringraziare l'agenzia di aver scelto i nostri uffici per presentare il rapporto, e l'ISPA per aver condiviso con noi questa occasione. Nel lavoro che abbiamo svolto e che stiamo per svolgere, il rapporto con il dato, ma non solo con il dato, ma anche con la logica che ci è stata trasferita dall'Agenzia Europea, il modello di raccolta dei dati, esame dello stato dell'ambiente, impatti, effetti dello stato dell'ambiente, risposta, eccetera, ci ha messo una logica che ancora oggi, diciamo così, conduce il nostro esercizio nello scrivere, sia questo testo che speriamo che venga alla luce nei primi mesi del prossimo anno, che con un vezzo che può essere più o meno condiviso, ancora chiamiamo col nome inglese che è Green Act, che peraltro sarà un tassello importante all'interno di quella che poi dovrà essere la complessa strategia di sviluppo sostenibile che vorremmo provare a riscrivere il prossimo anno. Questo è un anno speciale, lo ripeto sempre, un'occasione in cui alla fine mi capita di intervenire in pubblico, perché tre processi che si sono conclusi, si stanno per concludere quest'anno, mi riferisco al processo per la finanza per lo sviluppo, l'approvazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'accordo che sicuramente avremo a Parigi sul cambiamento climatico, perlomeno disegnano i prossimi nostri 15 anni di vita. E quindi è importante attrezzarsi
così come dal punto di vista dell'informazione necessaria per definire poi le misure. Penso che sia estremamente importante anche la circostanza che nell'approvazione degli obiettivi, cioè nella revisione degli obiettivi del millennio, è ritornata forte questo accenno allo sviluppo sostenibile come contenitore onnicomprensivo di tutte le politiche, in cui la green economy, l'economia circolare sono un pezzo importante, ma sono un pezzo della complessa strategia di sviluppo sostenibile, in cui anche gli elementi sociali, istituzionali e di altra natura devono essere tenuti in conto. Fra giorni avremo anche finalmente la presentazione di questo pacchetto sui rifiuti e sull'economia circolare, che misurerà anche l'ambizione della Commissione Juncker su questi temi. Noi siamo pronti a lavorarci, ci conforta intanto l'aiuto che ci sta dando l'ISPRA, così come l'Enea, e l'aiuto che ci sta dando per adesso sommessamente, ma con maggiore entusiasmo, spero, con maggiore energia, l'Istat nei mesi a venire. E con questo, Stefano, penso che possiamo benissimo dare inizio alla parte sostanziale della nostra giornata. Grazie. Grazie a Francesco La Camera. Cedo immediatamente la parola al collega ed amico Hans Brunings, direttore esecutivo dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, che ringrazio per la presenza qui, anche per la pazienza, e ringrazio anche perché nel suo periodo di direzione dell'Agenzia per l'Ambiente ha stressato anche noi agenzie nazionali e noi direttori ad una maggiore e più incisiva cooperazione. Grazie, a te la parola. Thank you, Stefano, for the gentle introduction, and also to the State Secretary, Mr. La Camera, for the introductory words. It's a great pleasure to present the State Department of the Environment Report here today in Rome. It's actually, and you may not believe that, my first time ever to Rome. So, yes, I know. I know. I should have been here much sooner, and I should have stayed much longer. But well, it's my pleasure to present the work. For those of you who do not know the European Environment Agency well, let me in 1 minute explain who we are and what we do. We are an official institution of the European Union, and for all the member states, plus also countries like Iceland, Norway, Switzerland, Turkey, and all the West Balkan countries, we gather data, information on environment and climate change. We do analysis, we produce reports, and we do that, and that is absolutely essential, with a network. We are, in essence, a network organization. So what I will be presenting today is actually partially also the work of the Italian colleagues, many of whom are in the room. I think that is important to understand. And why do we do that? We want to bring information and knowledge to the policymakers. And the policymakers for us are both at the European level, so we work together closely with Directorate General Environment, climate change, maritime issues, but also with the Parliament and with the Council. And the policymakers are also very much at the national level. And so the exercise of outreach that we have been doing with our report has focused very much on the countries. I think this is the 33rd country in Europe where we are actually presenting the report. So I hope for a lively and critical debate. When I say the report, the State and Outlook of the Environment report, it is actually five different pieces of work. And in those five pieces of work, we try to bring together every 5 years our best knowledge and analysis of where we stand on the environment and on climate issues. And more than before, we have linked the conclusions of the report not only to micrograms and ppms and NOx and SOx, the typical environmental things, but to an agenda of economy, investment, building a future for Europe and Europe's citizens. And I think that is a key message of the report. So the report consists of the synthesis, which we translated in all languages. You have it in Italian in your package. But also the
purple report, which is the global megatrends, because increasingly we know that Europe's environment and climate policies are shaped by global megatrends. We also produced 25 four-page fiches on the state of all sorts of issues related to the environment. Those are mainly made with our networks of experts in Europe. We asked all the countries to produce four-page fiches of their own country, and we also compare the countries on 9 crucial topics. So all in all, this is a massive amount of work. It took 3 years to do it together, and what I'm presenting today is the synthesis of the work. The policy framing of what it is we are doing actually consists of 3 different time frames. On the one hand, we do an annual reporting, as you well know, of state of air quality, noise, you know, all of these things, and that follows the acquis communautaire. But we also focus increasingly on the relevance of environment and climate issues for 2020, which is a much more comprehensive agenda in Europe, and that agenda is quickly moving to 2030 now. Think of the climate and energy package that has a 2030 horizon. Think of the SDGs that also have a 2030 horizon, so that is moving in time. And then we have 2050, and you may say that is very far away, but actually Europe, I think, is the only place on the planet that has framed its ambitions for 2050 rather coherently. They are in the 7th Environment Action Program, and the title of that program is Living Well Within the Limits of the Planet. And in order to do that, we will have to focus on 3 essential things. 1, we will have to become a much more circular economy. Next Wednesday, we have the circular economy package that comes out, and that will guide us in that direction. It has been mentioned by all 3 previous speakers. We will also have to guide and guard the economy in terms of respecting much more natural capital, biodiversity as the foundation on which we build our society. And of course, we will have to go low carbon. So for 2050, the vision is low carbon economy, circular economy, and strong natural capital. That is the essential message. This is for us the framing in which we work. And why do we need to do that? Why do we need to do that? Well, if you look at this graph, on the x-axis, you actually have the Human Development Index. And if you want to have a good life on this planet, you need to be on a Human Development Index of above 0.8, which means that you have a solid house, you have good education, you have a healthcare system that functions, all of these things which make life qualitative. If you want to live within the limits of the planet, you have to stay within your footprint. I use that mark. Now, each dot on this graph is a country, and you can see the overwhelming success of our current systems of production and consumption of living well within the limits of the planet. On average, not a single country is living within the limits of the planet. The old idea is the following. We first all get rich, and then we start to ask as citizens, our governments, that they pay more attention to environment and climate and quality of life issues, and we will end up there. It's called the environmental Kuznets curve. Now, there are 2 essential problems with this Kuznets curve. First of all, it works for pollution. Our citizens have, and I will present the results of that on Europe, but it doesn't work for the footprint which we have on the planet. So there is an essential logical mistake in this reasoning. And secondly, even if it would work, if we are going to go to 10 billion people, we do not have the natural resources on this planet and the ecosystem services to first move 6 more billion people or 7 more billion people into unsustainable systems of production and consumption and then hope that we can still fix it. So this is impossible. It is therefore that we have to do this. And this is in essence what a global agreement in Paris means. Those who are low emitters now cannot become high emitters first and then go to low emitting. They have to move directly into the sustainability. That's the whole reasoning behind it. Okay, if I can then capture our core message, in essence, it is that
If you want to live well within the limits of the planet, we have to move away from the old conceptualization of sustainable development, which, as you know, is these three circles of the social, the economic, and the environmental, and magically they overlap in the middle, and that's where we then draw the arrow and we say that is sustainability. Well, this is, of course, in the long term, on a limited planet, nonsensical. Yeah? If the real challenge is to organize our well-being, our socio-technical, socio-economic systems within the boundaries of the natural capital. So we focus on providing information that is linked to this sort of reasoning. And now the next slide. Oh, I was a bit too fast, but that's okay. Let me start with the conclusion. The conclusion of our report is fourfold, and then I can build the evidence towards this conclusion. One, policies in Europe on the environment and on climate, they actually work under three conditions. If they are ambitious, well designed, and well implemented. You need the three components. And then they deliver to society at three levels. One, they produce a better environment, which is of course the goal of that type of policies. Secondly, they produce a healthier environment, which is increasingly an argument, I think, that has political salience. And then they produce economic opportunity, and I will come to that. Environmental policies have been drivers of technological innovation, of economic innovation, and of job creation. I will come to that. Secondly, although we have made great progress in Europe, and probably more than at any other place on this planet with environmental policies, there are still crucial challenges. And the crucial challenges are at two levels. One level is the systemic. Yeah. So we do not, our systems of production and consumption, in essence, pollute less, but they have not become fundamentally sustainable. So it's a systemic level, and then a global dimension, because those systems have been spreading in the last 25 years all over the planet. Yeah? Now, thirdly, if you look at the 2050 goals, low carbon circular economy and strong natural capital, and you look at the current policies, our conclusion is that the continuation of what I call incremental, institutionalized salami policies, yeah? Every year we move the curve by 0.7%, and then we hope to get to 2050, this will not work. We will need to think much more in fundamental transitions, speeding up, going to new types of systemic constellations. And then the fourth conclusion is that we do not have to be scared of that in Europe, because in effect, this is where Europe is stronger than other regions. We have probably the best scientific networks, we have the best policy framing, we should feel confident that we can be in the lead when it comes to this on a global scale. Now, the themes of the 7th Environment Action Program have been the fundamental framing of our report. And the first theme, priority objective, as it is called, is around natural capital, strengthening, protecting, conserving natural capital. We looked at three different things. In the first column, you will see for a number of key policies what we have seen as an evolution. In the second column, we look towards the future. That's the outlook part of our report and what we expect. And in the third column, we make the link with policies. I will focus on the first two columns because they illustrate the essence of our message. Where are we in the green on this type of analysis? And by the way, behind every color box, there is one, two, three, four of these four-page fiches, and in every fiche, you can go to the background report, you can go to all the data, so this is a real synthesis of all the scientific data that is there. This is not just, let's give it a color. That's not how we operate. So where are we in the green? You will find words like water quality, air quality, pollution. In other words, we have been very good in Europe in fighting pollution, taking chemicals out of water, out of air. That's where we have been very good. Where are we in the red? You will find terms like ecosystems, biodiversity, and climate change. In other words, the key message is that interventions at the level of pollution do not automatically translate in strong systemic qualities. Yeah? That is, I think, an essential understanding.
When we look towards the future, what do you see here? Well, we go from green to yellow on air and water. Does that mean that we are losing confidence in Europe's air and water policies? No, not at all. This is the global dimension. Increasingly, our water quality and our air quality is depending on global pollution. Yeah? And we are not alone. On the west coast of the US, they are measuring air pollution from China. So this is a global undertaking if we want to stay in the green. Where you see biodiversity, land and soil, climate change, ecosystems, we are not so positive if we do not change the systems of production and consumption in a more sustainable direction. The second priority objective is on resource efficiency and low carbon economy. Where are we in the green here? Waste management. Yes, Europe has improved seriously on waste management, although the differences within Europe are still very large. You also see energy consumption and fossil fuel use. Yes, we have become much more energy efficient. It has been mentioned this morning already. And we use less fossil fuels. This is the slow transition, slow at this moment, towards renewable energies. We have seen our economy since 1990 grow by 46%, and we're at minus 23% greenhouse gas emissions. This is absolute decoupling. Yeah? It's a very important trend in Europe. So that's where we are in the green, which is good. Yeah? Where are we in? Will we go to the red, we think? It's again the global dimension of climate mitigation, where if we look at the scenarios, whether you look at the Energy Agency in Paris or you look at the IPCC, the continuation of trends, even with new policies, are not so positive. If you look at energy consumption and fossil fuel use, there is an expectation that this will increase given the current trends. And also when you look at transport and related environmental impacts, I think unsustainable transport systems, mainly based on a technology of the 19th century called the combustion engine, is still spreading all over the planet. So this is the main message here. I will come back to transport later on. Then when we look at safeguarding health from environmental risks, where are we in the green? Again, you read the word pollution, yeah? I think the State Secretary also mentioned the quality of water in Italy that has improved. So this is clearly a good thing. Where are we in the red? The same thing. You read words like climate change, which is putting pressures on healthcare systems. To give you one example, there is a model now, authoritative model in England, that predicts malaria in England for 2030 and 2050. Yeah? Malaria in England, there is almost an intellectual disconnect. You cannot match these two terms together. This is what we are expecting under conditions of climate change in English cities. Also in chemicals, we are in the red. This is because new knowledge increasingly points in the direction of it's not one chemical that has an impact, it's cocktails of chemicals over a life cycle. So the knowledge is increasing there, and we are looking towards the future there. Now, in essence, this is what we call the piano of the European environment. And the first line of the piano, the first set of keys, is where we have been going the last 10 years. It's very clear that we have been rather good at efficiency gains. Our model of policy making has been based on increasing the efficiency of the current models of production and consumption. And we have been good at that. That's very, very well understood. We are a bit less positive about the environmental health risks, but living well within the limits of the planet, where are we failing the most? It's exactly on the respect for the limits of those planets. It's natural capital. It's on that first column. If you look towards the future, this is what the future looks for us if you look at the trend lines and what we expect in terms of policy. Now, of course, this is where politics and policy come in. The future does not have to look like a continuation of the past. If Paris is an overwhelming success and we actually implement it, we move from 35 countries that conduct climate policies to 190 countries, the climate
color will change. If the circular economy package is a success and we implement it ambitiously, the color might change. Let's assume that we would start taking biodiversity conventions serious. Yeah, I'm a bit sharp, I know. Then the color would change. So politics and policies, they matter. And I would say this is not only in the public sphere, but also in the private sphere. If you're a CEO of a big company, you're a policymaker. Yeah, because you manage resources, energy, impacts along a production chain that is often global now. So this is what the challenge is. Now, if you look at this analysis, I think it's clear that on a global scale, there are reasons for Europe to move to that different type of economic model, because the competition for resources will only increase. Yeah? And Europe is functioning with a list of critical resources, none of which are to be found to a large extent in Europe. Yeah? So we have all reason to be very good stewards of the resources that we have in use. Then pressures from outside Europe, I've talked about that, and the planetary boundaries. We cannot keep saying year after year after year as environmental community that we are overshooting the capacity of the Earth and then not have the courage to understand what that really means and to start framing policies that actually take this fundamentally into account. And of course, this systemic shift will add complexity, that's true. And maybe some people don't like complexity, but Einstein once said that we should make things as simple as possible, but not simpler than that. Yeah? And I think we're at a point in history now of systemic understanding that it's of no use to pretend that complexity is not part of the puzzle. Secondly, uncertainty. Of course there is uncertainty. 2050 is uncertain. Yeah? Nobody knew 25 years ago what the internet would do to this planet. Yeah? But at the same time, those 2050 objectives, low carbon, circular economy, strong natural capital, they are pretty solid. The chance that we will say in 15 years, this climate change, we can put that off our plate now because it was not relevant, or the chance that we will say natural capital overrated, we don't need to focus on that, is zero. Yeah? So we indeed can have objectives in the long term that are rather stable, and so I think we need to take those as a way to move forward. And of course, it has been mentioned also by the Understate Secretary, environmental, social, and economic targets have to be in the picture. You cannot save the planet while at the same time creating a social and economic graveyard. That is, of course, not the goal of this type of policies. Again, why is this necessary? On a global scale, we expect the economy to triple in the next decades. And we expect, I don't know what happened here, I'll see, I'll check. And we expect resource use to triple. Yeah? Living well within the limits of the planet, tripling resource use, not terribly compatible. So we will need to do something about that. I'm on track again, so this is fine. This is the magic of modern technology. Okay, now on natural capital, just a couple of things to make you familiar with the type of analysis which we did. This is the percentage of water bodies that have diffuse pressures. Yeah? And you can tell that on the one hand, we've been advancing rather well in fighting pollution in water. On the other hand, we see external pressures, and we know that the systemic qualities, aquatic ecosystem qualities, that they are depending on so many more issues than to take chemicals out of the water. It's river basin management. It's a much more systemic approach. When you look at climate change impacts, there is a reason why the 2 degree and the carbon budget, this is actually a limits language, 2 degrees Celsius is a framing of the limits of the planet idea, why this is essential. Because we will, of course, when it's 2.01, we will not end the planet. We will not go down the cliff. But we will enter into a zone of increased uncertainty that will touch not just the planet. We're not here for saving the planet. We're here to save a societal model that will enter into a zone of uncertainty when it comes to its social and economic priorities.
On environmental risks, yes, we've made great advances. If you look here, this is where European citizens in urban environments are living under unhealthy conditions. And you see that particulate matter, linked often to transport and energy systems, is an issue. If you would apply the World Health Organization's conditions, this is the number of people in Europe that would live in these conditions. If we look at air quality, 440,000 premature deaths in Europe, we still have a bit of terrain to cover. And again here, we will not solve air quality by focusing only on air quality proper. This has to do with the agricultural system, the transport system, the energy system. So it's a systemic approach that will move us forward. To illustrate the distinction between this traditional approach of efficiency gains and systemic gains, this is our illustration. Yes, we have made progress in the fuel efficiency of our cars. Yeah? We know that there are some issues with the measurements there, to put it on the table. Actually, yesterday we came out with our report on that. But overall, the car that you have today is much more fuel efficient than the car you had 20 years ago. Yeah. But this is not solving the problems of emissions. We are not going to decarbonize the mobility system by making the carbon engine more efficient. There is a tangential limit to that. Yeah? So then the question is, should we all start driving electric? And of course, the electric engine is a quantum leap forward. Yeah? Especially, I think, if you look at this engine, not just as the engine in a car, but as a part of a flexible renewable energy system, because you can hook it up, and then it becomes a battery in a system that is decentralized and allows you to deal with intermittency. That would be a real breakthrough of the technology, innovation. But if we all drive that car in the same way that we drive our current car, this is what the Rue de la Loi in Brussels would look like. Yeah? It's the same vision, because we would all drive that car in the same way, which means with 1.2 people in the car, all at the same time, all on the same infrastructure. Yeah? So we would not be solving other problems. We would have other resource problems with the batteries. We would have other resource problems with the energy system. So our claim on a systemic approach is the following. Let's look at the drivers, the system that causes mobility, and then you end up in spatial planning. You end up in work-life organization. You end up in very different things. And then, of course, you want a system that is sustainable, so public transport maybe, cycling, yeah, other modes of transport, and then of course we will still need cars, and you want a car that has zero emissions, and you may end up with the electric car. Yeah. But a systemic approach doesn't start from the engine, it starts from the system that is producing needs for mobility. Yeah. So it's a rather different approach. Let me give a few illustrations of the difference between a efficiency model and a systemic model. If you look to Europe in our housing system, the two lowest bars are the efficiency gains in our housing technologies. Yes, we use less energy to heat our houses in Europe, which is very good, much more efficient, but we live in bigger houses, more people have two houses, and so the total energy use in the housing system has not changed. Efficiency gains do not necessarily lead to overall systemic differences in resource use. This is in the car system. The efficiency gains in the engines versus more cars, more kilometers on the road. So overall, actually, as you know, the transport system is the only system that has increased its CO2 emissions instead of decreasing it. And so it did not translate into a more systemic, sustainable transport and mobility system. This is the key analysis. Now the link to innovation. I think it's quite obvious that if you want a system to be in a transition, that we will need to focus on innovation. And I think technological innovation is crucial. Yeah? Let there be no mistake.
But at the same time, I think we also need economic and social innovation, because probably the crisis in Europe is not only an economic crisis, it's probably more profoundly a social crisis in many of its dimensions. And I think we need to think of innovation in society that focuses on the three elements. To give you a very concrete example, Copenhagen, the city where I live now, has 450 electric BMWs on the street. Yeah. By BMW, they put them in the city. Yeah. And the innovation is not the engine. The innovation is the business model. You can become a member of this system, and you push on a smartphone, and it tells you where the nearest BMW is. And you just walk to it, you get a code, you enter the BMW, you drive it, and you park it anywhere you want in Copenhagen, as long as it's legal. Don't worry about parking meters, BMW takes care of that. They charge the cars, you don't need to take care of that. And in other words, BMW would have never sold 450 BMWs electric in Copenhagen by now, so it's good for them. People don't need to own a car in Copenhagen because there is always one nearby, so it's the business model that has changed. And social innovation, young people in Copenhagen are increasingly saying, why would I put my money in a car? A car is only used 8% of the time on average. We know that through big data. Yeah. We know that through big data. And besides your house, the car is your biggest spending throughout your life. Why would I do that? I have a car when I need it. So it's moving from owning to service. And you can say, yeah, but then business goes down. No, no, the business of BMW is going up because of that in Copenhagen. So it's the integrated sort of vision on technology and on... I did something wrong. I did something terribly wrong here. But could we go two slides back? I'm a bit too enthusiastic when I talk about these things. I'm sorry. But I think if there is anything that can save the world, it's probably more vision and passion than statistics. Okay. Anyway, it's absolutely crucial that if we think of innovation, that we think also of... No, it was going back. Okay. My goodness, I'm learning quickly. Okay, it's all right. If we focus on that system of innovation, I think the crucial element is to give very clear signals in the public sphere. It's public authorities with public legitimacy that should be guiding the direction of innovation and of R&D. In companies, you guide this by framing long-term, stable, macro-societal objectives that give direction to private investments in R&D. And at a time when Europe is growing out of an employment crisis and an economic crisis, and in the Mediterranean basin, I think you know better what that means than in Scandinavia in your day-to-day life, this is actually a smart investment. Because if you look at the two lowest lines here, it's the evolution of the economy in Europe since 2000, and you see employment and GDP, and the economic crisis of 2008, yeah, and beyond. I have no idea why we call it the crisis of 2008. It's and beyond, right? And if you look at the eco-industries and the growth of that, this is not just a sector that has survived the crisis rather well, it's thriving despite the crisis. In fact, it's one of the only sectors in Europe that even in the Mediterranean countries has been adding jobs to the economy rather than losing jobs. So it's not only smart thinking, so to speak, good analysis, it is actually one of the ways that you can use to grow out of a crisis. Very brief here, but legislation stimulates innovation. This is on patents. Yeah? If you look at waste, the European waste law developed, we knew this was coming, and business really invested in waste, new patents. Yeah, I would say that for a long time, we have not fundamentally changed the innovation
in the waste legislation. So it's sort of evened out. Yeah? If you look at green innovation, the agenda is producing patents. Yeah? And if you look at renewables, it's actually the biggest jump is when industries expected Europe to come with its ETS and with its climate and energy package. That's when you see it taking off. And we did a European analysis of where Europe is stronger than Asia and than North America in the economy. It's in this type of innovation and R&D. That's where we are stronger than everybody else. Yeah? Okay, so looking ahead, living well within the limits of the planet. Is 2050 an illusion or is it possible? I think it's absolutely possible if we make sure that the needles on the compasses that we have in society are pointing in the same direction. The goal is not to add a green pillar to the brown economy. The goal is to green the economy. The goal is not to add a small budget in R&D that is focusing on green. The goal is to green the R&D budgets. The goal is not to have 450 green BMWs on the streets of Copenhagen. The goal is to green the transport and mobility system of Copenhagen. So, and we have tools. Europe is spending more R&D money than anywhere else. Horizon 2020, 80 billion euros. Europe is investing more public money to grow out of the crisis than before. The Juncker Investment Plan, FC, $320 billion. We have macro frames on climate and energy. We have macro frames on the circular economy. Let's use them. We have the SDGs now. If all of this goes in the same direction and you add to that unsustainable subsidy systems, which you do not take out of the economy, but you tell the sectors the money will stay in the economy, but over a period of 10 years' time, you need to shift towards a much greener direction. If that starts to be integrated, I think we can do it. I think we can do it. And I think the SOER 2015 illustrates to a large extent why we think we can do it. We in the agency are absolutely committed to working with our network, which of course includes many Italian colleagues, to move the understanding forward in light of supporting this type of policies. Yeah? Which means, and I'm nearing the end of my introduction, which means that we do not want to say in 2020 to Europe, you are reaching your climate targets. That's not enough. It's not good enough. Because we could reach the 2020 and even the 2030 targets by focusing completely on efficiency gains in the carbon-based system. We would be investing billions and billions and billions in making that system more efficient. But we would lock that capital in into technologies that cannot get us to 2050. So the real information for policymakers in 2020 should be, you are reaching your targets and are you doing it by opening pathways to 2050 or not? That is the type of information that we are working towards. And I think 2050 is far away, but at the same time, 2030 is now the intermediate step. And if we cannot work on the imaginable future, that's how I call 2030, the imaginable future, if we cannot imagine what steps we should be taking in the public sphere and in the private sphere, yeah, towards 2030, then I think we are collectively failing. We're failing as knowledge people, we're failing as policy people, we're failing as citizens. 2030 is not that far away, and even 2050 is not that far away, and that's where I will end. I am stepping away rather radically from the typical sustainable development language that speaks about future generations. It's actually this generation. If you are born today, you will be 35 years old in 2050. That's still very young, huh? I find it increasingly young. 2050, 35 years old. Yeah? Imagine a child today, a young girl that is born today. By 2050, we promise that this child will live in a circular economy that is low carbon with strong natural capital. I think we don't have generations to wait. Eh? It's a bit time that we start
to move in that direction, or we will not get there. So I think, in essence, that is the key message. And 2100, if you're born today, 85 years old, life expectancy, citizen in Europe, you will be alive in 2100. It's this generation, I think, that we are working for. Our report, I think, gives a sense of direction in terms of systemic analysis and in terms of the link with investment and innovation. And I think it's also a report that opens up a positive debate about the future of Europe, because we thoroughly believe, based on our scientific and data-driven analysis, that Europe has potential here, that we are well equipped to do it, and that if we collaborate, that we can actually become, as a smaller and smaller continent on this growing planet, that we can become a sort of Silicon Valley of the economy for the 21st century and not the holdouts of the economy of the previous century. Thank you. Parlando della necessità di raggiungere alcuni goal, alcuni obiettivi, ma anche delle modalità attraverso cui raggiungerli, un approccio strategico, soprattutto la necessità di coinvolgere sempre di più i cittadini e le persone. Io cedo immediatamente la presidenza della tavola rotonda a Pietro Greco, un giornalista scientifico di Repubblica, membro del consiglio scientifico di ISPRA. Invito anche coloro che dovranno intervenire a prendere posto qui sul palco. Vi ringrazio, noi abbiamo scelto di dare un seguito dopo questa presentazione attraverso, diciamo, un percorso, cinque interventi che sostanzialmente vogliono rappresentare un percorso, cioè dai dati alle azioni, possibilmente alle green actions, proprio riprendendo i finali della relazione di ARS. Al moderatore il compito difficile, che è quello di commentare un po' di più di pagare dietro i tempi, perché poi abbiamo una piccola pausa, ma le due inizierà la country visit, come dicevo in apertura. Grazie ancora a tutti. Grazie, buongiorno a tutti. Condivido la difficoltà nell'intervenire dopo una relazione così esauriente e chiara. C'è poco da aggiungere, ma i nostri relatori della tavola rotonda avranno molto da aggiungere, sebbene sia difficile. La nostra tavola rotonda si intitola Dai dati alla Green Action in sei passi. Io penso che questi sei passi sono tutti nella direzione che ci è stata indicata, del living well entro il 2050, vivere bene entro il 2050, rispettando i limiti che ci vengono proposti, imposti dal pianeta. Io penso che partiamo dai dati che ci ha detto Hans Brunings. L'Europa è leader ambientale negli ultimi 40 anni ed è una condizione niente affatto scontata e che sicuramente va conservata. Intanto perché ci è stato dimostrato che questa leadership ambientale è anche un driver dell'innovazione, anche della crescita, anzi vorrei dire dello sviluppo economico, ma anche perché penso che sia costitutiva dell'identità europea. Noi ci sentiamo europei anche perché abbiamo una grande sensibilità o una maggiore sensibilità sulle questioni ambientali rispetto a persone che vivono in altre aree del pianeta. E questa dimensione europea è costitutiva appunto
un fattore forte dell'identità europea che va assolutamente conservato e consolidato. Certamente i dati che ci sono stati proposti dimostrano che l'Europa è riuscita a ridurre in quota parte la pressione ambientale, ma che sono molte le sfide, le altre sfide ancora aperte e ancora da vincere. Come giornalista penso che tra queste sfide sia quella di aumentare la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini, quella di costruire una piena cittadinanza scientifica e ambientale. Faccio solo un esempio, anche questa non è una sfida facile da vincere. Proprio oggi i giornali ci danno notizia che in Europa è un po' calata l'attenzione verso il climate change, verso la necessità di contrastare il climate change, verso la popolazione. Certamente ci sono altre problematiche che sembrano più impellenti ed emergenti, ma il fatto che questa consapevolezza sia in una fase di difficoltà ci dice che il raggiungere questa piena cittadinanza scientifica e ambientale, che è fatta di informazione ma anche di partecipazione, è qualcosa di estremamente importante. Bene, io taccio perché vorrei partire subito con la tavola rotonda. I nostri relatori, abbiamo a disposizione un'ora, siamo in cinque, avranno quindi a disposizione 10-12 minuti ciascuno. Io al scadere del nono minuto darò un'indicazione, quindi prego poi di chiudere nel giro di uno o due minuti. Non vedo il presidente Bernardo De Bernardinis, arriverà dopo, quindi volevamo cominciare con il primo passo, che era il passo fondamentale, quello dei dati, ma Bernardo De Bernardini si è impegnato altrove per problematiche altrettanto importanti, e quindi cominciamo dal secondo passo. Dicevo un mio conterraneo, ricomincio da tre, cominciamo da due. Do la parola ad Angela Ferruzza, che ci parlerà dell'integrazione dell'ambiente nello sviluppo socio-economico. Questo è un tema, io penso, diciamo, non è nuovissimo. Io ricordo che la Commissione Brundtland già nel 1987 aveva indicato che non c'è possibilità di sviluppo ecologico se non è anche accompagnato da uno sviluppo sociale ed economico. Ecco, da questo punto di vista, qual è lo stato e qual è il trend verso il futuro? Angela Ferruzza dell'Istat. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio di avermi invitato a partecipare a questa tavola rotonda e cercherò di più che altro di fare lo stato dell'arte e anche degli sviluppi attuali della ricerca appunto dell'Istat, dell'Istituto Nazionale di Statistica, su questo tema. L'ambiente è un patrimonio collettivo ed è anche degli elementi del processo di trasformazione economico-sociale in atto, come abbiamo detto, abbiamo visto dall'intervento di ma un'interessantissima relazione che ho ascoltato pochi minuti fa, che unisce i cambiamenti climatici e le questioni connesse con il degrado ambientale e alle possibilità di sviluppo offerte dalla green economy. Negli ultimi anni le istituzioni internazionali hanno aumentato la richiesta di informazioni statistiche sulle tematiche ambientali e gli input sono sicuramente stati diversi da parte di Nazioni Unite, e soprattutto in quest'ultimo periodo c'è una notevole attenzione legata agli obiettivi di sviluppo sostenibile e agli indicatori sui quali stiamo già lavorando e andremo a lavorare nel prossimo futuro. Certamente il settimo Environmental Action Program, che si basa sul Living Well Within the Limits of Our Planet, è un punto di partenza al quale fare riferimento per tutto quello che è l'implementazione delle statistiche per un ufficio nazionale di statistica e per il sistema statistico nazionale nel suo complesso. Le parole chiave, capitale naturale, green economy, salvaguardare i cittadini dalla pressione ambientale e dei rischi per il benessere e la salute sono fondamentali per le scelte del sistema statistico nazionale. E quindi sono diverse le azioni che il sistema statistico nazionale e l'Istat sono chiamate a fare per migliorare questa base conoscitiva.
Di seguito vi do alcune pillole, ma per arrivare poi ad un discorso diciamo di sistema, certamente per esempio tra i progetti innovativi, con riferimento a quelle che sono le esigenze informative citate, ci sono le informazioni raccolte dall'indagine sui consumi energetici residenziali, che appunto vuol fare riferimento alle informazioni dettagliate su dotazioni energetiche delle famiglie, sul loro utilizzo, ricostruendo il quadro complessivo dei consumi energetici annuali e delle relative spese, con un particolare focus sul consumo di biomasse. E ad esempio da questo è risultato come importante l'interesse manifestato dalle famiglie per un uso più efficiente dell'energia presso le proprie abitazioni. Nel 2013 più del 20% delle famiglie del nostro paese ha dichiarato di aver effettuato investimenti in denaro nel corso dell'ultimo quinquennio per sostituire caldaie, elettrodomestici, eccetera. Questo proprio per parlare del fatto che dello stretto rapporto tra la popolazione e l'ambiente e quanto alcuni effetti possano essere importanti. Un altro tema di rilievo è sicuramente quello dell'acqua, e per quanto riguarda per esempio le questioni connesse alla gestione delle risorse idriche, quindi per esempio al problema della dispersione. Informazioni di rilievo, informazioni importanti per le questioni connesse al rapporto tra ambiente e popolazione sono quelle che per esempio possono essere fornite rispetto alla percezione del benessere della popolazione rispetto all'ambiente e nella soddisfazione degli italiani rispetto all'ambiente della propria zona. E altre informazioni, ad esempio, possono diciamo altre informazioni importanti di contesto che vengono sulle quali si svolge la nostra l'attività statistica dell'Istat e del SISTA sono quelle legate per esempio alle città e quali attrattori della popolazione propulsori dello sviluppo, ma luoghi dove si possono acuire i problemi derivanti dall'integrazione a un ambiente. Ad esempio recentemente sono stati diffusi alcuni dati relativi all'inquinamento acustico, i cittadini dei capoluoghi hanno presentato ad esempio 11 esposti ogni 100.000 abitanti, o dati sul miglioramento della qualità dell'aria, o dati legati al tasso di motorizzazione delle città, per le quali appunto cala il numero di autovetture ogni 1.000 abitanti nel triennio, e nel contempo sono in forte aumento le auto elettriche. Ho dati per esempio sull'incremento da parte della popolazione dell'utilizzo di carpooling, car sharing e altri servizi, bike sharing e altri servizi di infomobilità. Per quanto riguarda l'integrazione dell'ambiente nello sviluppo socio-economico, è poi particolarmente importante l'attività di costruzione dei conti satellite dell'ambiente, che derivano dall'integrazione di informazione economica, ambientale e sociale, e definiscono un quadro coerente e capace di mostrare l'intreccio tra le diverse grandezze, riferendole ad un comune apparato metodologico. Il primo un prodotto importante che si realizza da oltre un decennio è quello, in questo contesto, è quello dei conti delle emissioni atmosferiche. Per le emissioni antropogeniche dei cosiddetti gas serra si è confermato nel medio periodo il trend decrescente sul quale si trovano dal 2003, scendendo nel 2012 sotto la soglia delle 8 tonnellate di gas CO2 equivalenti pro capite. Il rapporto pro capite in questo caso è in linea con la media europea. E un'altra attività di rilievo riguarda i conti satellite dei flussi di materia, anch'essi realizzati dall'Istat da oltre un decennio. I dati, coerenti con quelli dei conti nazionali monetari, consentono analisi relative agli aspetti materiali del metabolismo socio-economico, alla sostenibilità dei modelli di produzione e alla produttività delle risorse. Deindustrializzazione, crisi del settore delle costruzioni e mutamento della composizione delle importazioni hanno continuato ad erodere la base materiale dell'economia italiana, diminuendone il potenziale di impatto sull'ambiente naturale nazionale misurato dal consumo di materiale interno, del quale si è confermato nel 2013 la tendenza ad una diminuzione. Ma l'incremento di produzione di informazione statistica è rilevante, ma non è sufficiente. Non solo ci sono una serie di progetti comuni assieme con ISPRA, ma la cosa importante al quale voglio fare riferimento è l'importanza appunto di avere un'integrazione tra diversi fattori sociali, economici ed ambientali
per proseguire uno sforzo fatto per costruire informazioni e indicatori che considerino i diversi aspetti del benessere. In questo caso faccio riferimento al fatto che parlare di living well within the limit of our planet significa declinare congiuntamente gli aspetti connessi alla protezione dell'ambiente e al miglioramento della qualità della vita, e su questo l'ISTAT da qualche anno ha avviato un progetto per la misurazione del benessere ecosostenibile, cioè il BES. Questo si è inquadrato nel dibattito internazionale sul superamento del PIL e tiene conto, ha tenuto conto appunto della, nel suo processo della costruzione. Il rapporto BES si basa sull'analisi di 12 domini del benessere in Italia e quindi sulla costruzione di più di 130 indicatori. La cosa importante è proprio quello di vedere questi indicatori e costruire e leggere questi indicatori tutti insieme in maniera integrata. Uno di questi domini è dedicato all'ambiente e nel dominio ambiente è stato strutturato considerando 6 dimensioni che descrivono il contributo dell'ambiente al benessere collettivo: acqua, aria, suolo, biodiversità, valutazione soggettiva e poi materia, energia e cambiamenti climatici. Per ognuno di queste sono considerati alcuni indicatori e alcuni degli indicatori sono proprio quelli a cui ho fatto riferimento negli elementi precedenti, nelle pillole che ho cercato, negli elementi informativi che ho cercato. Non capiamo perché la traduzione è difficile. Sì. Negli elementi precedenti, cioè... Allora, stavo dicendo, alcuni di questi si tratta di un rapporto, ricomincio se sono stato troppo veloce, un rapporto che considera il benessere ecosostenibile e considerando il benessere ecosostenibile. No, va bene. No, I understand. Va bene. Okay. Allora. You can speed up a bit. Okay. Allora, diciamo, nell'ambito di questo rapporto sono considerati i 12 domini del benessere. Uno di questi è il dominio dedicato all'ambiente. In questo dominio dedicato all'ambiente sono considerati 6 sottodomini e nell'ambito di questo dominio dedicato all'ambiente alcuni di questi indicatori sono quelli per i quali ho citato l'informazione precedentemente, quindi diciamo cercavo di dare l'informazione per pillole precedentemente per poi fare vedere come questa informazione possa essere costruita all'interno di un sistema, appunto questo dominio ambiente. Gli indicatori di questo dominio ambiente, il BES, il rapporto benessere ecosostenibile, è nato, la prima edizione è stata effettuata nel 2013, poi c'è stata una seconda edizione nel 2014 alla quale faccio riferimento, e la stessa scelta degli indicatori di questo dominio è una scelta in evoluzione, cioè sono stati scelti alcuni indicatori e questi indicatori sono mutati nel corso del tempo, e alcuni di questi indicatori sono quelli a cui faccio riferimento, ho fatto riferimento prima, ma la cosa importante è proprio che questo dominio, il dominio ambiente, viene considerato, viene inteso e letto insieme agli altri domini. E gli altri domini sono paesaggio e patrimonio culturale, salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione e tempi di vita, relazioni sociali, politiche di istituzione, sicurezza, benessere soggettivo, ricerca di innovazione e qualità dei servizi. Per ognuno di questi si propone una lettura dei fenomeni nel tempo. E poiché benessere significa godere di un ambiente preservato e non deteriorato, con la possibilità di trascorrere del tempo in mezzo alla natura, di respirare a non inquinata, di passeggiare nei parchi delle proprie città, elementi da cui dipende direttamente la qualità della vita, si sono trattati questi elementi del benessere ambiente e questi sono stati considerati nel rapporto del 2014 insieme ad elementi legati al miglioramento della condizione della salute fisica, alle problematiche connesse all'occupazione, all'affidamento delle reti di sostegno e di partecipazione sociale, insieme alle questioni connesse al paesaggio e al patrimonio culturale, una priorità che spesso non è ben riconosciuta. Ed è proprio dalla lettura complessiva dei diversi domini considerati e degli indicatori che è possibile capire dove sta andando il nostro paese, ma soprattutto è possibile parlare di benessere delle persone declinandolo in maniera integrata insieme alle tematiche ambientali ed aggiungendo quindi un tassello nella costruzione di informazione statistica rilevante per sviluppare il tema Living Well Within the Limits of Our Planet.
Il peculiare patrimonio naturalistico di cui dispone l'Italia è riconosciuto come una componente fondamentale del benessere dei cittadini, che beneficiano dei numerosi vantaggi in termini di beni e servizi ecosistemici, e la protezione dell'ambiente rappresenta una chiave determinante e lungimirante per la scelta del sistema paese ed anche dei singoli cittadini. La cosa di rilievo, a mio parere, è proprio quella di considerare non solo di andare a proseguire nello sviluppo di informazione statistica ambientale nel corso degli anni insieme alle altre istituzioni, ma di considerarla nel contesto, nel suo sviluppo, sia per le informazioni insieme a tutti gli altri indicatori di contesto, per far sì che appunto per produrre un'informazione ambientale legata alle altre che contribuisca a produrre consapevolezza anche per la popolazione. Cioè, il benessere deve essere considerato come integrato nei suoi aspetti ambientali, economici e sociali. Bene, grazie. Benessere integrato e quindi è un benessere che sia socio-economico sia ecologico, e le due cose non possono essere disgiunte. Ovviamente tenendo in conto dei limiti del pianeta, e il terzo passo doveva essere proprio quello che ci doveva essere proposto da Alessandro Galli del Global Footprint Network: i limiti del pianeta e l'impronta ecologica. Avrebbe dovuto parlarci appunto dei limiti, di come forse abbiamo superato questi limiti. Ma ricordo anche un libro di Giorgio Ruffolo, che è stato anche ministro dell'ambiente, il quale diceva: parliamo sì dei limiti dello sviluppo, ma cominciamo a pensare allo sviluppo dei limiti, cioè a come rendere questi limiti delle leve per un nuovo tipo di sviluppo. E passiamo invece, Alessandro Galli non può essere qui a causa dello sciopero nel sistema ferroviario, e passiamo quindi al quarto passo, che è quello, un mega passo, perché parleremo dei mega trends. L'uomo è un attore ecologico globale, tant'è che un premio Nobel per la chimica, Paul Crutzen, ha sostenuto giustamente che possiamo parlare della nostra era come dell'era dell'antropocene. L'ambiente è rimodellato continuamente dall'uomo, ma questo attore ecologico globale ha anche un'altra particolarità: ha una enorme coscienza, cioè è consapevole, grazie soprattutto a voi ricercatori, è sempre più consapevole della sua azione sull'ambiente, e quindi probabilmente ha maggiori possibilità di altri attori ecologici di poter intervenire, di poter avere un rapporto almeno dialettico con la sua stessa azione. Bene, io darei la parola dunque a Gaetano Benedetto del WWF, che ci parlerà dei megatrends con una focalizzazione sulla biodiversità. Grazie molte. Chiaramente è una tavola rotonda la riflessione, più che sui numeri, che peraltro trovate in maniera molto molto ricca all'interno del rapporto che vi è stato distribuito. La tavola rotonda forse bisogna focalizzare, oltre che il tema, il cosa bisogna fare, qual è il punto d'arrivo. Permettetemi di partire da un concetto a cui tengo molto e che ripeto spesso. Io trovo nel mio essere ambientalista un elemento di orgoglio aggiuntivo nel mio essere europeo, perché io ritengo che l'Europa sia stato il soggetto istituzionale, la comunità europea sia stato il soggetto istituzionale che maggiormente, nella maniera più efficace, nella maniera più intelligente, ha saputo leggere l'insieme di quello che era emerso a Rio de Janeiro nel 1992, e in particolare è riuscito a fare sistema di quell'insieme di convenzioni, biodiversità, cambiamenti climatici, desertificazione, che erroneamente sono state lette in modo separato, in modo disgiunto e non in modo sinergico, quando in realtà il concetto di sostenibilità, che sempre nel 92 è stato emerso, è stato espresso in maniera più compiuta, deriva proprio dall'integrazione di quelle due convenzioni che erano state individuate come i tre elementi su cui dovevano incrociarsi le attività umane di conservazione al fine di ottenere una salvaguardia del pianeta e allo stesso tempo il soddisfacimento dei bisogni umani.
Questo aspetto l'Unione Europea l'ha rappresentato in maniera eccellente, l'ha rappresentato non soltanto con le direttive comunitarie, non l'ha rappresentato soltanto con i piani d'azione ambientale, l'ha rappresentato con atti istituzionali e politici che hanno dichiarato che l'ambiente non è solo un tema, ma l'ambiente è un approccio trasversale rispetto a tutti gli altri temi. E questo esiste in maniera chiarissima nei documenti dell'Unione Europea e non esiste in maniera altrettanto chiara nei documenti dei vari paesi. L'ambiente come elemento trasversale che caratterizza tutte le attività umane. E faccio una battuta, nei documenti di riferimento che hanno portato alla redazione della cosiddetta Costituzione Europea, che poi ha portato alla Convenzione di Lisbona, perché non siamo riusciti a far passare la Costituzione Europea, questo concetto di sostenibilità, che in Europa nasce addirittura dal Trattato di Maastricht che lo contiene, il concetto di sostenibilità che lega il concetto di ambiente e in particolare il concetto di natura all'essere europeo, era molto 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 espresso. Dico natura e non dico biodiversità, perché la biodiversità ha un approccio scientifico, la natura ha un aspetto percettivo, dove in Europa sul concetto di natura abbiamo anche economia. Perché se noi prendiamo ad esempio la Convenzione Europea del Paesaggio, la Convenzione di Firenze del 2000, il concetto di natura rimane essere l'elemento portante, perché l'aspetto percettivo che si unisce con l'elemento umano della trasformazione o del manufatto, in cui il cittadino europeo va ad identificarsi. E allora, rimettendo a voi la lettura in particolare del capitolo 3, che riguarda appunto tutti gli aspetti relativi alla biodiversità, la domanda che non dobbiamo porsi è: qual è la via di sbocco rispetto a un rapporto molto 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 interessante, mi permetto di dire più interessante per come l'ho percepito rispetto a quelli precedenti, dove appare chiaro che cosa? Che c'è una situazione di natura in crisi dovuti sostanzialmente agli impatti, ma ci sono, a differenza di prima, delle linee di tendenza che stanno aprendo una nuova speranza. Quanto è stato prima detto dal direttore dell'Agenzia Europea è esattamente la sintesi di quanto sta succedendo, cioè si sta cambiando l'approccio, si sta cambiando la modalità. Il tema della grande speranza è il tema che ci porta a Parigi da lunedì, il tema legato ai cambiamenti climatici. Se parliamo di megatrend, il numero uno dobbiamo dire i cambiamenti climatici. Fino a 15 giorni fa, 20 giorni fa, il mondo parlava della sfida epocale dell'umanità nei termini dei cambiamenti climatici. È la sfida epocale dell'umanità, non c'è una sfida nella storia dell'umanità altrettanto trasversale dove si gioca l'essere stesso dell'umanità, il rapporto dell'umanità rispetto alla propria convivenza, le scelte e le modalità. Da 15 giorni sembra essere il secondo punto all'ordine del giorno, mi rendo conto della gravità della cosa, si è spostato il focus, ma il tema dei cambiamenti climatici rimane il tema prioritario. Rispetto a questo noi dobbiamo però capire qual è il meccanismo con cui noi stiamo controllando i fattori. Mi sono quasi commosso a sentire parlare, a citare il rapporto Brundtland, mi commuovo nuovamente nel citare l'insegnamento del Club di Roma a cui tutti un po' di noi ci facciamo. E allora, sintetizzando in maniera molto impropria, noi sappiamo che dobbiamo contenere e controllare tre ambiti: l'accesso alle risorse, il numero dei soggetti che accede alle risorse e la restituzione al mondo delle risorse di quanto abbiamo utilizzato sotto forma di scarto, cioè quanto prendiamo la natura, in quanti prendono la natura, quanto noi restituiamo la natura una volta abbiamo utilizzata. Bene, dobbiamo dirci con grande franchezza, ed è questo il tema, e appare da questo rapporto questo tema, che nessuno di questi tre fattori è sotto controllo. Nessuno di questi tre fattori è sotto controllo. Non è sotto controllo l'accesso alle risorse, qua viene descritto in maniera esemplare. Non è sotto controllo il numero di coloro che accedono alle risorse. Il tema della popolazione rimane comunque un tema principale, ma al di là del tema della popolazione in quanto numero, rimane il tema dell'espansione su una popolazione che aveva altri modelli di un modello di sviluppo basato sui consumi. E il terzo elemento che non è sotto controllo è la restituzione, quindi quello che è un po' l'economia circolare che rallenta poi anche la restituzione sotto forma di scarto alla natura di quelli che sono le cose che derivano dai nostri consumi.
Allora, rispetto a questa situazione, se devo parlare di megatrends o accennare semplicemente ai megatrends, e nel rapporto sono detti, accanto ai cambiamenti climatici noi dobbiamo mettere il tema della trasformazione del territorio, che è il tema che ci porta evidentemente poi all'accesso a quelle risorse a cui facevo riferimento prima. E nel tema della trasformazione del territorio non posso che non mettere la frammentazione del territorio, l'urbanizzazione del territorio e un'espansione agricola che, nonostante tutta una serie di sforzi o di esempi assolutamente virtuosi, rimane un'agricoltura fortemente industrializzata ed impattante. L'elemento che aggiungo a questo è l'aumento degli inquinanti. Venivano fatti delle slide interessantissime per quanto riguarda il contesto europeo, ma esattamente come nei cambiamenti climatici il tema degli inquinanti va valutato anche rispetto a un effetto bolla, e noi sappiamo benissimo cosa sta succedendo in alcuni paesi che possiamo definire, come li definisce il World Watch Institute, new consumers. Non è soltanto la Cina in questa situazione, ma è l'India, il Sudafrica, un pezzo del Sud America, situazioni dove questi impatti stanno crescendo in maniera significativa. Aggiungo che oltre a questi impatti derivati dal sistema della mobilità ci sono impatti derivati da un'industria che si è molto trasformata, ma che non si arrende. Faccio un esempio che mi ha scioccato recentemente: nonostante in Italia noi abbiamo avuto una politica che ha portato moltissimi impianti a ciclo combinato che vanno a gas, la gran parte dell'energia elettrica che consumiamo oggi deriva da impianti a carbone, perché è evidente che questi costano meno e pertanto si mandano a regime inferiore gli impianti a ciclo combinato per mandare al massimo regime gli impianti a carbone per avere la massima redditività. Questo è un po' il tipo di approccio. E rispetto a questi inquinanti noi abbiamo un trasferimento degli impatti inquinanti da un nostro mondo a un altro mondo, ma non è che queste situazioni non vanno evidentemente poi nei cicli naturali e non vanno a incidere rispetto a quella che è l'esigenza di conservazione della biodiversità. Aggiungo in questo sistema i due terzi del pianeta, che è il mare, che evidentemente ci dimentichiamo spesso, dove tutti i documenti ci dicono che siamo oltre lo sforzo di pesca ammissibile. Ci sono dei documenti drammatici dell'Unione Europea che dicono cos'è la pesca nel Mediterraneo, lo sforzo di pesca nel Mediterraneo, altro che terrorismo degli ambientalisti. I documenti più drammatici sono della comunità scientifica, perché mettono a crudo la situazione per quella che è. A fronte di questa situazione abbiamo una grande speranza. Abbiamo una grande speranza. Io non voglio dire che sono rimasto veramente sorpreso da come Sua Santità nel suo Laudato Si ha espresso il concetto di sostenibilità all'interno del concetto di ecologia integrale, dove l'aspetto sociale, ambientale ed economico era rapportato nel suo insieme. Dico che non abbiamo strumenti, perché noi abbiamo un'economia che vuole evolversi e sta individuando il modo, e una classe politica che non riesce a leggere questo tipo di evoluzione dando gli strumenti necessari perché questa sia accompagnata. E gli elementi preoccupanti ci sono, e ci sono tanti. Nel momento in cui l'Unione Europea, che ha il merito delle cose che dicevo prima, mette in discussione i criteri di Rete Natura 2000, aprendo una procedura di rivalutazione sulla direttiva Habitat e le direttive Uccelli, qualcosa sta succedendo. È come se da un lato ci fosse una ratio politica che va a incidere rispetto a un'evidenza scientifica. E se è così rispetto a delle situazioni così evidenti, cos'altro può essere rispetto alle situazioni che hanno maggior peso sotto il profilo economico? A me va molto bene un paese che si sta accingendo a un atto come il Green Act, con tutte le interconnessioni che questo va a porre rispetto all'economia, rispetto ad attivare nuove energie. Però esattamente come quando parlavamo dell'Unione Europea dovevamo dire che non era soltanto l'azione di tutela, ma era anche il blocco di quello che era, ad esempio, tutti i contributi perversi rispetto alle opere impattate e gli interventi impattanti. Altrettanto dico al mio paese che assolutamente devono essere fatti Green Act,
ma dall'altra parte occorre capire qual è il gioco che vogliamo giocare, se è il gioco delle trivelle, se è il gioco dove abbassiamo il livello dei controlli ambientali come sta succedendo in questo momento, il gioco in cui si sta facendo fatica a far passare al Parlamento una legge sul consumo del suolo, il gioco dove sono ancora in discussione cose che nel resto del mondo non vengono comprese, le navi dentro la laguna di Venezia. Oppure le situazioni in cui si discute oggi, dopo i milioni che abbiamo messo per fare le azioni di conservazione, se facciamo e apriamo in deroga l'abbattimento dei lupi. Per cui io chiedo che cosa vogliamo essere e mi richiamo al mio essere europeo quella grande speranza che comunque dobbiamo coltivare. Grazie. Intanto qui ha raggiunto il presidente Bernardo De Bernardini, il presidente di Ispra, quindi ritorniamo al primo passo, che è il passo fondamentale in fondo, ma senza le informazioni non potremmo svolgere quell'azione di coscienza enorme che abbiamo. E quindi i dati ambientali, monitoraggio, osservazione della terra, fonti diffuse. Bernardo ok, va bene, io mi... Scusa. Sono di Francesco, ho risposto. Mi scuso per il ritardo, ma ero impegnato a parlare di comunicazione e informazione ambientale, quindi, e di rapporti con la stampa, che mi sembrava un altro degli elementi, dei pilastri fondamentali dei quali dobbiamo tenere conto. Saluto il direttore dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, anzi, e benvenuto in Italia, benvenuto tra noi, anche agli altri colleghi con i quali ci vediamo molto più spesso a Bruxelles che in Italia, quindi mi sembra una bellissima occasione. Vengo da una lezione magnifica, devo dire, che mi ha emozionato, di un mio grande maestro che è Walter Ganapini in questa occasione. Adesso ho sentito Gaetano Benedetto, mi sento un po' un pesce che si è infilato in una piscina senza sapere cosa è intorno e cercherò di declinare questo punto che è essenziale. Perché è essenziale, e mi rivolgo proprio all'Agenzia Europea dell'Ambiente, ma anche come responsabile nazionale, rappresentante paese in Copernicus, e vorrei legare un po' qual è il processo di crescita che forse noi dobbiamo anche declinare in forma congiunta un po' in maniera un po' più aggressiva. Lo dico alla mia hub europeo, in qualche modo, di riferimento, utilizzando al massimo i passi avanti che abbiamo fatto. Ma mi leggo a quello che ha detto anche Gaetano, noi dobbiamo decidere, e in questo essere molto meno farisei, decidere se noi abbiamo occhi, naso, abbiamo gusto, siamo capaci di avere i sensi per i quali percepire quello che è reale, che ci sta attorno, quello che può essere la tendenza, non soltanto in termini di semplice atto di una comunità scientifica, quindi strettamente limitato, di intuizione, ma su una vasta scala tale che possa sostenere le politiche e possa dare verifica delle politiche e possa darci un'immagine sulla quale costruire fondamentalmente le politiche. Io credo che questo sia un elemento importante. Io credo che ci sia un punto fondamentale che dovrebbe essere il punto terminale del mio discorso, ma è il punto iniziale. Ancora oggi in Italia i sistemi di monitoraggio nei quali metto tutti gli elementi non sono all'ordine del giorno, non sono all'ordine del giorno non solo della politica ma neppure dei governi. Continuiamo a stentare nel tentare sostanzialmente di tenere in piedi quelli che sono sistemi dai quali questo rapporto esce fuori, ma come il rapporto nostro dei dati ambientali, così come partendo dal livello base sino al secondo livello informativo, sino sostanzialmente ai livelli superiori nei quali gli indicatori poi sono delle sintesi, ma potremmo andare ben oltre su questo e farò alcuni esempi molto precisi. Il punto centrale è che non è solo l'Italia, perché anche quando noi abbiamo discusso in Copernicus, allora GMES, il discorso dei dati in situ, la comunità ha chiuso gli occhi, ha voluto dire questa è una questione degli Stati membri, non ha voluto prendere in mano e affiancarsi agli Stati membri nel sostenere quello che è un processo di infrastrutturazione dei sistemi, appunto di monitoraggio e di rilevamento delle politiche, in qualche modo lo chiamerei così, che forse è meglio chiamarle in questo modo, lasciando agli Stati membri la responsabilità e anche priva di un indirizzo, priva di un atto politico nel comite di GMES, allora oggi Copernicus, più volte come Stato membro ho insistito, forse come rappresentante, di avere l'aiuto da parte della Commissione nel dare indicazioni, nel dare
quantomeno se non una direttiva, delle indicazioni e degli indirizzi. E mi lega questa ad esempio al consumo di suolo, ad esempio. Al consumo di suolo noi abbiamo visto un processo fallimentare in Europa rispetto ad avere una direttiva sul consumo di suolo. È inutile raccontarcelo. C'è stato un conflitto tra anche stati miei, nostri fratelli con i quali lavoriamo su altri campi in maniera molto sinergica, ma in molti casi come questo noi spingevamo per avere una direttiva, ad esempio la Germania, io sono solito fare nomi e cognomi, no? In qualche modo sia alla Francia e alla Germania, in qualche modo impedirono questo processo e poi diventò generalizzata a livello di Europa e arrivò fuori in termini di indicazioni, gli indirizzi in qualche modo, molto più deboli di una direttiva. Noi in qualche modo sul consumo di suolo siamo riusciti quantomeno a mettere in piedi una legge. Io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, poi lo correggeremo. In realtà ci sono degli elementi che ci complicano la vita anche rispetto a rapporti, a reporting, qual è? Gli indicatori, cioè la definizione di consumo di suolo che noi abbiamo nella legge nazionale non è la stessa definizione che c'è a livello europeo, quindi noi ci troveremo a tenere due monitoraggi tentando di metterli in sintonia. Evidentemente nel nostro dibattito, come Gaetano giustamente ha sottolineato, hanno vinto, diciamo che la politica è fatta di un confronto tra interessi, mi sembra che è giusto, di composizione, ha vinto un interesse piuttosto che un altro, cioè, ma diciamo non totalmente, diciamo che la legge, e questo si è basato, però voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, si è basato enormemente sulla capacità che questo paese ha avuto, e lo rivendico come sistema nazionale delle agenzie, e mi rivolgo alla mia agenzia europea, in cui vorrei essere presente anche, vorrei avere una rappresentanza del sistema nazionale direttamente, proprio per questo rivendico a questo sistema la capacità di avere oggi, di portare un reporting di altissima qualità che ci dà il senso della, diciamo, della trasformazione delle superfici naturali in superfici artificiali, e non solo, ci parla dello sprolo urbano, ci parla sostanzialmente del legame con una legge urbanistica che non c'è, o meglio è talmente vecchia che non tiene conto di quelli che sono stati i cambiamenti di 40 anni in questa società dal punto di vista degli interessi, che però ha saputo, ecco, e qui mi leggo, ha saputo fare tesoro di quell'impegno per un monitoraggio che si basava sull'innovazione, l'utilizzazione dell'informazione satellitare, e ciò che deriva dall'informazione satellitare ne ha fatto talmente buon uso che è riuscita in qualche modo a convincere anche la politica. Cioè se noi non avessimo avuto il dato, no, del consumo di suolo, non avessimo prodotto quello che poteva essere degli impatti, delle descrizioni di impatto complessivo, noi probabilmente non saremmo riusciti a portare neppure un disegno di legge in Parlamento, non a farlo uscire così, ma forse neppure a produrlo. Faccio questo esempio in cui il lavoro della Commissione, assieme agli altri soggetti, agenzia, io mi ricordo l'inizio di GMES, in cui eravamo sostanzialmente stati membri, Agenzia Europea per l'Ambiente e OMESAT ESA. Il dibattito era sostanzialmente questo, poi si è allargato con tutte le DG, a seconda dei vari core service, e si è ampliato con una serie di core service che oggi sono disponibili, alcuni assolutamente operativi come Emergency, altri che proprio sono partiti sulla consapevolezza che abbiamo portato che certe problematiche erano assolutamente importanti per politiche concrete a livello europeo e di Stato membro, come quella della qualità dell'aria, ovvero atmosphere, e come quella dei cambiamenti climatici, che sono stati gli ultimi a partire. E non a caso, nell'ultimo user forum, abbiamo discusso di aprire un altro, o far convergere in climate change, un altro core service che riguarda le emissioni di CO2. Allora, le emissioni di CO2, tutti quanti, io ho portato anche questo esempio nell'altra sede, tutti quanti, e noi siamo responsabili di tenere sostanzialmente l'inventario delle emissioni e non solo, no? Come dato che poi confluisce, tutti noi siamo assolutamente coscienti che il nostro modo di tenere gli inventari è una valutazione quasi di proxy, non proprio di proxy, ma non è una valutazione indiretta e autonoma, in qualche modo si basa su informazioni che hanno un bias rispetto sostanzialmente ai gestori e ai produttori. Questo vale per l'Italia, ma vale per la Germania, ma vale per la Francia, e questo è il primo dato per il quale ci siamo posti il problema
di molto condiviso da noi come Stato membro, di avere un servizio che, basandosi sui dati satellitari, quindi un'informazione che legasse, e qua è il punto, legasse la capacità che noi in qualche modo abbiamo di avere un rilevamento puntuale con i sistemi di monitoraggio in situ, con quello che invece è la necessità di una di processi distribuiti, prima parlavo del suolo, del consumo di suolo, processi distribuiti o di area ampia che potessero poi essere riportati alla piccola scala. Guardate, questo è un percorso importantissimo dal punto di vista tecnico, scientifico e poi operativo di responsabilità, che sino alla, diciamo, all'inizio, proprio all'inizio degli anni 2000 era soltanto un esercizio scientifico che con questi progetti e programmi è diventato sostanzialmente una realtà operativa. Noi su questo abbiamo giocato molto, il paese è molto avanzato, è avanzato nella sua diciamo, sistema delle responsabilità, dei controlli, dei monitoraggi assieme alla comunità scientifica, ma anche all'insieme dell'impresa. Non dimentichiamoci che questo settore è un altro dei settori che può indurre occupazione, può indurre sviluppo esattamente che ci fornisce strumenti migliori di osservazione. Ma questi sono i più eclatanti, ce ne sono alcuni che non prendono piede nella, non hanno, un minuto velocissimo, non hanno, uso gli stessi esempi che ho portato dall'altra parte, non hanno ad esempio la stessa capacità di catturare attraverso i media anche la politica, non solo l'interesse pubblico, e parlavamo di biodiversità, c'è una biodiversità e l'Italia ne è sede enormemente importante per il capitale naturale e per ciò che il capitale naturale rappresenta per sostanzialmente le capacità anche di valore aggiunto nel nostro paese. I servizi ecosistemici non sono una tassa ma sono un'opportunità, è inutile che ce lo raccontiamo, potrei dirlo parlando di risorse idriche, ma ad esempio il mare. Allora la biodiversità, c'è anche la biodiversità negativa. Cioè abbiamo una biodiversità sostanzialmente che attraverso le specie invasive e alloctone in qualche modo ci crea dei problemi molto significativi ed sono altresì degli indicatori. Oggi noi registriamo un innalzamento della temperatura del Mediterraneo, adesso di 1,2 gradi, adesso vado ad occhio, non me lo ricordo esattamente, noi sappiamo, e mi ha fatto piacere che Ganapilli lo ricordasse, da tanto tempo che i limiti sono i 2 gradi più o meno di variazione per il mantenimento dell'ambito di specie, no? Questo problema comunque ce lo dobbiamo porre, in termini non tanto semplicemente descrizione, ma in termini di ciò che impatta ad esempio sullo sforzo di pesca. Cioè quanto lo sforzo di pesca, essendo estremamente elevato, ci crea delle condizioni, ma anche quanto lo sforzo di pesca può essere assolutamente contaminato da processi, no, che rendono la competitività della pesca assolutamente abbattuta e non più efficace come era in passato. Quindi la composizione di un sistema fortemente non lineare, in cui da una parte noi forziamo quello che è il capitale naturale disponibile, dall'altra parte il capitale naturale disponibile si dimostra non più caratterizzato, no, in forma tale per essere appetibile o per non essere pericoloso, perché abbiamo delle specie che sono arrivate che sono assolutamente pericolose dal punto di vista dell'incolumità della salute umana, ma soprattutto l'inquinamento del mercato. Oggettivamente questi due elementi vanno tenuti insieme, possono essere tenuti insieme attraverso un'osservazione che non è solo strumentale, e qui chiudo, ma è fatta da un complesso di osservazioni strumentali, non strumentali, laboratoriali, non solo, ma di persone che si mettono gli scarponi e vanno sul terreno e vanno a vedere, di persone vanno in barca, di persone vanno sott'acqua. Quindi è un sistema di monitoraggio molto ampio in cui la parola d'ordine è integrazione, condivisione, interoperabilità. Credo che io vorrei avere più vicino l'Agenzia Europea dell'Ambiente in questo processo, la vorrei avere in termini di Stato membro e di costruzione anche nei rapporti di quali sono i progetti o le priorità che chiediamo agli altri componenti, agli altri bodies europei. Chiudo parlando dell'agricoltura. Io credo che l'agricoltura italiana stia imboccando un percorso virtuoso, come tu Gaetano hai sottolineato. Dopo le grandi crisi idriche abbiamo visto un recupero sostanzialmente di attenzione sull'utilizzazione della risorsa idrica. C'è molta strada da fare per fare un passaggio a quella che io chiamo l'agricoltura di precisione, no?
in termini anche di agricoltura intensiva ma sostenibile, quindi utilizzare la tecnologia e non solo la conoscenza per spostare l'asse, e parlando anche in termini di germoplasma, cioè parlando sostanzialmente di culture autoctone che abbiano capacità di sopravvivere in certi contesti anche alla luce dei cambiamenti climatici. Vorrei dire che se gli scenari sono confermati, noi avremo uno spostamento verso nord, oltretutto, di una nostra cultura molto importante, che è quella della vigna. No? Quindi mi sembra che le parole resilienza, adattamento, sono parole molto concrete all'interno di un discorso, di, da buon genovese, di economia molto pratico e concreto. Credo che in tutto questo, per convincere, per dare informazione, per sostenere e convincere e dare cultura e quindi formare quel discorso di un'opinione di quello che io chiamo un ambientalismo razionale, cioè non un ambientalismo gridato, un ambientalismo che si fonda su dati, misure e su processi, modellistica accertata, ritengo che i sistemi di monitoraggio dovrebbero essere portati dall'ultimo posto al primo posto dell'agenda sostanzialmente degli investimenti europei ed nazionali. Grazie. Presidente De Bernardini, sta evocando molte cose, diciamo una maggiore integrazione con l'Agenzia europea, ma anche evocato maggiori investimenti dell'Unione europea sui dati, per creare una politica fondata sui dati, quindi scientificamente fondata, e poi ha evocato l'economia, la concretezza dell'economia. Ora, a me sembra di vivere una specie di paradosso, perché viviamo in quella che molti chiamano l'economia della conoscenza. Se è vera questa economia della conoscenza, poi la conoscenza ha due caratteristiche che vanno incontro verso una sostenibilità ambientale, che è quella dell'essere immateriale, quindi di non pretendere consumo di materia e di energia non rinnovabile, e di essere un bene non rivale, anzi più che non rivale. Io più uso la conoscenza e più la conoscenza aumenta, e quindi potrebbe essere la leva per lo sviluppo sostenibile. E invece diciamo, viviamo in questa economia della conoscenza in cui i consumi di materia, i consumi di energia non rinnovabile aumentano, e quindi è chiaro che bisogna realizzare quella transizione dell'economia, anche dell'economia della conoscenza, verso la sostenibilità. E quindi io ridarei la parola ad Hans Brunings, ricordo che è il direttore esecutivo dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, ma insomma è inutile ricordarlo. Thank you. I think I will keep it very short because I would prefer to have more time for discussion or questioning, but on the green economy, I think it's no longer a question whether environmental or climate policies are against the economy or not. I think it's by now quite clear that if we don't take care of natural capital, there will be no healthy economy. And if I may translate that in today's language, we talk about the green economy, the blue economy, nature-based solutions. And to start with the last term, I think it's an illusion to think that you can have strong solutions based on weak nature. You know, if you want nature-based solutions, you will need strong nature. If you want a green economy, you will need strong green. If you want a blue economy, you will need healthy, environmentally sustainable oceans. So in the term itself, it says what you have to provide as a foundation. And I think that is quite essential. If I might also make the link with the education and the knowledge part that has been mentioned and the statistical part, the first class in economics that everybody takes says that there are three factors of production. Yeah, it's capital, labor, and what we used to call land. In other words, natural resources. And then you become an economist, and you focus for 4 or 5 years on capital and on labor, and in your last year you can have an elective class on environmental economics. I mean, this is of course not the type of economic training for the 21st century, and we do a little bit the same in the statistical system. We have very good indicators,
you can question them, but indicators on the capital side, on the economic. We have fairly good indicators on the human capital, and we increasingly improve those. The Eurostat is coming out with reports on happiness, well-being, human capital, all of that. What do we have to show for in terms of natural capital? Yeah? We have a lot of information and data and indicators on the environment, and that is only increasing with Copernicus, and it becomes faster and better and European and more integrated and all of that. We have more big data, and we have more sources of data. But the question is not, do we need more data? I mean, because you might be producing more noise, and I think we need better sound. Yeah, and I think that's where we have to start connecting the dots. We have to start connecting the dots and see how these capitals are all three fundamental to be sending clear messages about what it is to live in a green economy or a blue economy or a circular economy, and how they are not interchangeable. You cannot change a forest for two people. You wouldn't sell your two kids. You cannot replace them with 2 million euros, maybe with 4 million euros, you know, but so there is no replacement for natural capital, and that's why I think it is so important that we understand that the foundation of any society in the end boils down to natural capital. So saving the planet, I think the planet will be quite fine without human beings, eh? It's about saving our type of society, our type of life, our type of well-being. And of course, I know about the intrinsic value and all of that, and I fully agree with that. But it's about how we are behaving on this little blue ball. And to my best knowledge, there is no umbilical cord attached to it. So by definition, we'll have to do with what is on this planet. I would leave it at that and then open up for debate, if you agree, Chair. Se posso fare un primo commento, e intanto sarà forse anche grazie all'aiuto che ci stanno dando in questo lavoro i colleghi dell'ISPRA e dell'ENEA, che alcune delle idee guida per il nostro lavoro sono in qualche modo coerenti ai risultati che dal punto di vista della raccolta dell'informazione, dell'analisi, ha condotto poc'anzi il direttore dell'agenzia. Direi che la questione forse più importante è riuscire a trasmettere un messaggio che non sia di breve periodo, fondamentalmente, perché la complessità delle questioni che abbiamo di fronte, il fatto che sono questioni che comunque non ci abbandoneranno, come diceva giustamente poc'anzi il direttore, non è che possiamo prendere il problema dei cambiamenti climatici e metterlo da parte, quel problema è lì e resterà lì per lungo tempo, quindi l'organizzazione, la definizione di una politica che permetta alla comunità internazionale e al Paese, per quanto riguarda la parte del Paese, deve necessariamente essere orientata verso, avendo questo respiro, cioè un respiro che sia proiettato non solo al 2020 e 2030, ma si ponga anche la logica di andare oltre questo arco temporale. Un altro aspetto che mi piace sottolineare rispetto alla relazione che ci è stata presentata è che comunque l'uso efficiente delle risorse, che è sicuramente qualcosa a cui occorre mirare senza incertezze, di per sé è uno strumento che, se non corredato da altre misure coerenti all'obiettivo di rendere possibile il passaggio dall'economia lineare all'economia circolare, possono avere delle controindicazioni. È una vecchia storia dell'economia che poi ha trovato conferma anche in studi più recenti, che in qualche caso l'efficienza genera addirittura maggiore crescita, e fondamentalmente il guadagno in termini di minor uso delle risorse, e poi la crescita porta ad annullare, se non addirittura avere un effetto contrario.
Quindi questo è un richiamo che ci deve far pensare che la strumentazione che metteremo insieme non sia unica, però abbia, come dire, un disegno coerente che si componga da diverse possibilità di intervento. Fondamentalmente tre sono le aree sulle quali abbiamo per adesso approfondito i nostri sforzi, ed è questa che l'idea che poi vorremmo portare all'attenzione dell'organo politico per capire se appare coerente con gli indirizzi del governo, cosa che però mi sembra in qualche modo, soprattutto su alcuni temi, abbastanza scontata, se vogliamo, perché chiaramente l'azione che si vuole condurre all'interno di questo strumento possibile strumento legislativo, che ha purtroppo ha un nome che deriva da altra lingua, e risponde già a impegni che in qualche modo sia l'Europa e l'Italia all'interno del sistema europeo hanno preso. Quindi fondamentalmente sono tre i grandi capitoli che stiamo approfondendo. Uno è legato naturalmente al pacchetto clima energia, e non potrebbe essere altrimenti. L'altro è legato all'uso efficiente delle risorse, quindi al tentativo di migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse, ma all'interno di un quadro che è il passaggio da un'economia di carattere lineare, fondamentalmente come nel bel grafico che veniva presentato dall'agenzia, questi due ovali in cui c'è un dato di entrata che sono le risorse naturali e l'uso degli ecosistemi, e dall'altra parte ci sono i rifiuti e le emissioni, che finisca per cessare di essere una, come dire, un'idea lineare, quanto piuttosto ci sia la possibilità e di ridurre in entrata i materiali da utilizzare nel processo produttivo, sia la possibilità di utilizzare gran parte di ciò che diventa rifiuto, e comunque anche riutilizzare ciò che rifiuto ancora non è diventato. Questa è una questione decisiva per quanto riguarda poi la pratica della sostenibilità, e come ripeto andrebbe a coprire quella componente importante della dimensione dello sviluppo sostenibile, che in qualche modo il rapporto dell'economia con almeno una parte significativa dell'ambiente, perché una parte poi significativa dell'ambiente è legata ad aspetti anche sociali, così come ci sono la realtà sociale che va a intersecare con le altre. Si parlava, appunto, c'era scritto nella relazione, in una delle slide, della interconnessione fra i tre sistemi, e poi naturalmente il fatto istituzionale. Quindi l'idea è di avere delle misure di immediata attuazione, e poi il respiro di una legge delega che si proietti temporalmente in una dimensione che sia coerente con la complessità e la persistenza dei problemi che andremo ad affrontare. Quindi una grande delega sul package, sul clima e sull'energia, una grande delega per quanto riguarda il passaggio dall'economia lineare all'economia circolare, con una più efficiente uso delle risorse. E naturalmente il terzo pilastro è quello che deriva dagli impegni di Parigi, ed è quello che noi dovremo assicurare in qualche modo un flusso di risorse finanziarie e tecnologiche verso i paesi in via di sviluppo. Nell'ambito del negoziato la posizione europea, in parte ispirata anche dalla posizione italiana, probabilmente definirà nell'accordo dei meccanismi di capacity building, che non sono altro che il rafforzamento delle istituzioni di quei paesi che poi dovranno implementare gli accordi di Parigi, non avendo forse ancora la capacità istituzionale per poterlo fare in maniera ottimale. E questa capacità di trasferire risorse deve trovare dei meccanismi. È chiaro che i bilanci pubblici sono tutti in riduzione, quindi anche il nostro ha difficoltà a produrre le risorse finanziarie necessarie per assicurare questo esercizio. Occorre coinvolgere i privati in questa dimensione di aiuto e di trasferimento di tecnologie, e cercare in qualche modo che i migliori esempi delle tecnologie italiane diventino anche una possibilità di maggiore come dire, interesse economico anche per le nostre aziende. È inevitabile che se l'esercizio di trasferire la liquidità presente sui mercati internazionali
verso interventi di decarbonizzazione, di adattamento e quant'altro, è chiaro che oltre ad aprire una gara di solidarietà apre anche un grande business. Basta vedere come si muovono altri paesi anche nell'ambito dell'Unione Europea per capire che quella è una dimensione che deve essere curata. Questo è il motivo per cui stiamo cercando di far sì che le istituzioni italiane, in particolare la Cassa Depositi e Prestiti, siano presenti all'interno dei meccanismi del Green Climate Fund, che è uno degli strumenti che possono alimentare e dare risorse per questo tipo di politiche. Ecco perché vorremmo anche trovare il modo di incrementare, senza gravare sul bilancio pubblico, le risorse disponibili per questo tipo di operazioni, anche con interventi di carattere normativo che aiutino la finanza a dirigersi verso interventi dal punto di vista climatico positivo. Questi sono i grandi temi. L'altro tema è quello a cui accennava anche il direttore poc'anzi, è quello della fiscalità ambientale, perché il problema è che queste misure costano, alcune potrebbero essere a carico del bilancio dei privati, ma altre sono a carico del bilancio pubblico. Il problema che si pone è come far sì che si abbia un bilancio zero, cioè che si tolga qualcosa da qualcuno per dare a qualcun altro, quindi che non carino tutto sommato le risorse, che non si abbia un effetto depressivo sul prodotto interno lordo del paese o comunque sulla crescita del paese, quanto piuttosto la possibilità di ottenere quel prodotto interno lordo, quella crescita, con un'economia che si avvii su un percorso di decarbonizzazione. E qui c'è il discorso, i grandi discorsi sia della possibile carbon tax, che comunque da quello che riesco a capire dai dibattiti a cui ho assistito, potrebbe non trovare un prontissimo accoglimento, soprattutto se non c'è un processo di armonizzazione europea, perché si andrebbe a riverberare direttamente sulla sola competitività delle imprese italiane. Come altro discorso importante, che avrebbe anche lo stesso impatto dal punto di vista del sistema delle convenienze sul mercato, è quello di andare a colpire i sussidi perversi, proprio nella logica che era stata espressa qui poc'anzi nella relazione del direttore, cioè quello di non dire tutto subito, ma individuare un percorso di progressiva eliminazione dei sussidi perversi, in modo che questo sia politicamente accettabile e che consenta poi nel tempo di riorientare e riorganizzare il sistema di convenienza all'interno del mercato. Ecco, queste sono le brevi cose che posso dirvi oggi. Spero che veramente questo sia un percorso che abbia un esito immediato, intanto in un processo di partecipazione strutturato che spero saremo in grado di iniziare dopo Parigi, per arrivare all'inizio dell'anno, nei tempi più brevi, ad avere finalmente questo testo all'attenzione del governo. Grazie molte. Grazie. Abbiamo 20 minuti per delle domande a cui i nostri relatori potranno poi rispondere. C'è qualcuno che vuole? Prego. Signore, però ci vuole un microfono. Un attimo, lo cerchiamo. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Anto Pemia, sono un economista by training, uno statistico per elezione, lavoro all'Istituto Nazionale di Statistica. Il mio core business sono i conti dell'ambiente in termini fisici, flussi di materia, flussi di energia, emissioni atmosferiche. Non sono qui per fare uno spot l'importanza di questi conti penso emerga dalle analisi che vengono fuori. Voglio, come economista e come statistico, avendo amato la presentazione e l'impostazione, piccolo pezzo, ho cominciato 20 anni fa al Wuppertal Institute e molte delle osservazioni sull'approccio sistemico, sull'importanza di cambiare tutto dalla cultura
alla struttura, all'economia, alla tecnologia, erano moneta corrente già 20 anni fa in quell'ambito. E ho amato la presentazione perché finalmente ci siamo arrivati. Avendo amato la presentazione, voglio muovere una critica all'utilizzo di una terminologia, e mi riferisco in particolare alle parole capitale naturale, in particolare alla parola, all'utilizzo della, dell'aggettivo della natura come aggettivo di capitale, dell'utilizzo del sostantivo capitale per trattare di questi temi. Da statistico ed economista, in tutti gli ambiti nei quali mi trovo a partecipare, osservo un utilizzo assolutamente acritico di questa terminologia. So di muovermi su un piano inclinato a mio sfavore, ciò nonostante, ritenendo di avere argomenti molto solidi dal punto di vista scientifico per contestare questa terminologia, vorrei forse presentare gli argomenti, li svilirebbe, chiedere al dottor Bruni, dando per scontato che il suo utilizzo di questa terminologia sia ben meditato, thanks to the translator because he's really adding value to my speech. Cosa pensa lui? Io vedo da statistico un pericolo molto pratico. Mi dicono il capitale naturale lo devi valutare. Vorrebbero che io sottraessi le già misere, ridicole risorse di cui dispongo per calcolare flussi di materia e di energia per attività economica, fondamentali per disegnare le politiche, in esercizi di valutazione monetaria, il cui valore io non capisco. Okay. It's a serious problem of resources, diversion. Grazie. Ha uno scopo. Okay, well, thank you for the critical reflection. I will answer in a couple of different ways. First of all, when we use the term natural capital in our the way we frame the report, it is because our knowledge base is in support of the 7th Environment Action Program, and the 7th Environment Action Program in Priority Objective 1 uses the term natural capital. So if we want to be policy relevant, we need to frame it in policy relevant terms. That's one way of answering. Secondly, we are deeply involved in the European exercise that is called MAS, Measuring and Assessing Ecosystems and Their Services. This is a valuation exercise that you might well know. The focus there is on valuation. And we have taken a clear position together with Eurostat on this. We are working with Eurostat on a breakthrough project. We call it a knowledge innovation project, where we want to come with natural capital accounts, experimental natural capital accounts. Because indeed, for 20 years, we've been talking about this. Beyond GDP, we need better, and we've been on a rocking horse. A lot of movement, but no progress. Yeah? Now we want to make progress. So we will come with a report on natural capital. We had a very thorough discussion about what does it mean, capital. We talk about stocks and flows. The stock, you could say, and I know I'm a bit short through the curve, is the biodiversity, and the flows are the ecosystem services. To a certain extent, you could focus it in that way. Secondly, valuation does not mean monetarization in a direct way, let alone a market price. And the example I give there is our weight.
we have a very solid measurement of our weight. It's called kilos. Yeah? Nobody steps on the scale in the morning and says, oh, I'm 85 euros. No, we say I'm 85 kilos. Now, we know that if the average weight of a population increases by 5 kilos, it will have a healthcare impact and it will cost the healthcare system. Unfortunately, in Europe, the disease, I would say, the macro trend of obesity is spreading. We can, the thing is that we have a solid measurement of weight that we can then use to discuss in economic terms, but we do not translate our weight immediately in a market price. So the whole thing about valuation for me is to come with a solid, systematic system, and that is accounts, yeah? A system that allows us to have a much more intelligent discussion about stocks and flows, in also in comparison in relation to benessere, yeah, but also to the economy. And I think we need that, otherwise we cannot have the proper debate. It's not saying if the last tree we value it for 2 billion euros and some sheikh comes and says here's the 2 billion euros that he can cut it down. That is not the message. Yeah? So we have a rather, but of course this is now increasingly also used by the European Investment Bank, and we work with the Investment Bank to support their already strong unit on these types of issues. And they, of course, are primarily interested in investing capital in green infrastructures. What is the valuation, the depreciation? So it's also, I know there is a fine line, but I can only assure you that we are not on the side of those who immediately want to translate everything in a market price. Huh? That's why methods like contingent valuation method, for example, they are extremely context specific, they can change over time, so I have my doubts about those. Just to frame the answer in that way. Yeah? Sono altre domande? Nessuno? Prego. Ho una voce molto alta, quindi non so più prendere il microfono, media quella a no, no, devo dire, dobbiamo registrare, siamo in streaming, scusate. We need registration for the future generations. Okay, my question is related to the presentation that was made by Hans. And first of all, thank you very much, because it was very interesting. Not much because of the data, but the way you present the data is always very inspiring. You know that one of the first things that you presented in one of your slides was the elements that make the policy works in Europe, and one of these elements was the well, that they must be well implemented. As you might know, during the next presidency, one of the priority for the Dutch would be make it works. It's exactly the problem and how to implement the European policy. So my question would be, how do you see? Because in Italy, for example, we have a lot of problem about implementation, which is something that also the president of ISPRA highlighted, which is not always only related to monitoring the process, but always there's also a problem at the European level, how to set targets. You said we need to be ambitious, yep. But sometimes ambition is a problem, because we are the Europe is composed of about 28 member states, which have a starting point that sometimes it's really different. That is not always related to the capability of the member state, but also to cultural problems, social problems, environmental problems. So my question would be, how do you see the problem? What would be your suggestion? How we need to discuss in Europe how to better implement policies? Okay. Thank you. All right, grazie mille. I think the issue with implementation is of course important. It's politically very important, because the current commission clearly said we don't need much new regulation, we need to implement what we have. That's one thing. So it's politically important. Secondly, in our multi-annual work program, we actually focus on two very explicit issues.
It's the title of our work program is Strengthening the Knowledge Base for Better Policy Implementation and Long-Term Transitions. So I think we need both. And so we are focusing in our day-to-day work on providing the knowledge that allows the Commission and countries to support better implementation. But we increasingly understand that implementation in line of long-term objectives. The crucial issue is to connect the two, I think. That's a second part. So we actually focus on that. That's why, by the way, we are revisiting our focus, which we had around the turn of the century, on policy evaluation. We are putting more emphasis again on evaluation. And as you know, evaluation is a tricky business because everybody likes evaluation of others, but not of themselves. But we are focusing on that. Then when it comes to the better regulation policy or discourse, I tend to be an optimist, and I do not side with those who think that every time anybody mentions better regulation, they immediately and automatically and with negative intent mean deregulation. I do think we can come to much better regulation in many cases because regulation is often not very easy to implement, so we can do better there. I'm against lowering the standards. Now, the final part of your question was, yes, but we have very different contexts in countries in Europe, and the implementation gap is very different in one country versus the other. And I think there, again, a double response. One, there are many European policies that already take contexts into account. Not every country has the same renewable energy targets. Not every country has the same greenhouse gas emission targets. Not every country has the same targets on X, Y, and Z. The second part is that given the lack of implementation in a number of countries, I do think that we need to better understand why that is the case, to have better approaches to that, if for nothing else to assist countries better, to make them work together in clusters maybe that can, because let's assume that Italy and Spain, I don't know how competitive you are, I'm from Belgium, and if you would say Belgium and the Netherlands, we would immediately have attention. So let's assume Italy and Spain are very different in the implementation of policies. It might be very interesting to know why that is the case and how Portugal, Spain, Italy, other countries around, how you can learn from each other in better policy implementation. So while I'm against lowering the standards, I am very much in favor of better understanding why implementation gaps are different and what we then do about them. That, I think, is the key issue. And we hope that with our knowledge base, we can support those who are on the policy making and implementation and compliance side, which is not our core business, as you know. Yeah. C'è un'altra domanda. As one of the many founding members of the agency in the 90s, as a young junior expert for Italy, it's a pleasure to witness the effort that the agency has been doing in these years to support those who think that we need data, statistics, indicators to have better policy making. And one of the areas in which you have been giving a determinant contribution for us is the area of green fiscal reform that the Director General Lagamera mentioned as one of the parts of the Green Act in preparation and the removal of environmentally harmful subsidies. I cannot forget the seminar that we organized with the agency and the Ministry of Economy and Finance at the end of 2011, which was the start of the reflection of this country and the several attempts of introducing the greening of the fiscal system. So it's not a question, but more a witness and a gratefulness to the agency and your people who have been working on that. You have also been promoting the green fiscal reforms in Portugal, in Ireland, in France, in Spain. And your contribution, I'm sure it will continue with the capacity that you have proven in the past. Thank you very much. Thank you. Thank you for the gentle words and for having been at, the cradle of the agency.
green fiscal reform, environmentally harmful subsidies, and a couple of other things that have been mentioned. If I might say, I think if you think of policy frames for the long term, I think we need four key elements. You need coherency and fiscal reforms, subsidies, R&D policies. They need to be coherent, because if they're all pulling in a different direction, you stay at the same place, or you even go backwards. So they need to be, I think, consistent. That's why you need longer time frames. And in fact, a sort of Green Act approach is often an instrument to lift these policies over the changing governments, because then it's embedded in legislation or in longer term planning. Think of the green energy, the Energiewende in Germany, that is also a longer project. I think they need to be ambitious, and I don't think in Europe, and I don't single out Italy, we are at all ambitious when it comes to green tax reform. In fact, it has been going backwards in recent years. And fourthly, I think we're at a stage where policies have to be, I would call it, visionary, engaging. There is a sort of fatigue in this continent about, you know, a lack of confidence that we can, we are still, you know. So I think that we need engagement, vision. It's vision that allows people to shape the future. Yeah, we need to start shaping a future instead of thinking how we can have better models that predict the future. It, you know, and that's where I think these instruments play a role, but also the framing is important. And as you have noticed, indeed, we are, I did present the key European report on the environment, right? I did not use a single environmental graph, which means that I can now talk easier to other audiences. If you show graphs with SOx and NOx and PPMs, you have an extremely narrow audience. An extremely narrow audience, because 2.5 and 10 in PPMs, in particulate matter, what is the difference? You can't see any of those, huh? To a normal person in the street, this is all, you know. So I often say to our experts, when you speak to an expert audience, use the terminology that they use and show the complicated graphs. But when we go outside to a broader audience, and I call politicians a broader audience, don't use that type of graphs, because as soon as you show it, they're looking at their mobile phone or at something else, because they don't understand these graphs. We need to frame it in a different language. So I'm glad you mentioned the framing, because for the SOER, we actually paid a lot of attention as to how we framed the messages. And it has been an exercise really in outreach and not in speaking to the choir. We have not been preaching to the choir. We have been going beyond the choir. Yeah. Penso che siamo giunti alla fine della nostra incontro di oggi. Sentito il ringraziamento a tutti i relatori, Bernardo De Bernardini, Angela Ferruzza, Alessandro Galli, che non è potuto venire, lo ringraziamo nuovamente, Gaetano Benedetto, Francesco Lacamera e Hans Bruni. E arrivederci a presto, sperando che le cose, i passi che abbiamo compiuto qui siano utili anche a Parigi la prossima settimana. Yes. Thank you. Grazie. Thank you. Thank you.